Per tanti secoli l'uomo non aveva mai fatto i conti con i duplicati di se stesso, con il ritorno di una sua voce, con un'immagine della sua giovinezza. Solo odori e sensazioni che magari rimandavano a un passato ormai troppo lontano. Queste generazioni invece saranno quelle che avranno scatti di se stessi minuto per minuto, che potranno risentire una canzone legata a un sentimento migliaia di volte e ogni volta veder riaffiorare sfasate sfumature interiori. Si possono rivedere come se fossero qui defunti, passati bambini, risentire voci. E cosa accadrà nelle nuove e future vecchiaie con tutto questo ammasso di passato? Un ammasso in quantità industriale come mai l'uomo aveva avuto prima. E come sguscerà via da quello che si profila essere un drammatico regolamento di conti, senza oste e a ogni ostentato costo? Cosa accadrà in quelle nuove solitudini? Come si modificherà il cervello avendo di fronte frammenti di realtà non più esistente che prima al massimo poteva essere solo mitizzata dal ricordo e che ora tornerà presente virtualmente? In pochi ci pensano. A me invece ogni suono, ogni canzone che in modo assurdo mi riporta vissuti e sensazioni inspiegabili mi spara dal presente, verso odissee della mente senza senso e senza dove. VRN presenta. Può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Eccoci, buonasera a tutti, 22 e 10, Border Nights in diretta il primo di dicembre 2015, puntata numero, lo vedo sempre alla fine, non me lo ricordo mai, sapete che c'è un numero progressivo che ci dice insomma anche quanta storia abbiamo, forse sarà la 177, può darsi, non lo so, lo vedremo alla fine. Certo è che sarà un altro viaggio, che faremo anche questa settimana con ospiti, con i nostri, come si dice, piatti fissi della casa e quindi sarà un'altra serata in cui insomma parleremo di argomenti diversi, in parte gli stessi che sono un po' quelli che ultimamente vanno per la maggiore, ma ovviamente poi siamo aperti, sono arrivate anche delle mail interessanti in settimana. Dove sono arrivate queste mail? Ma certamente a Border Nights @webradionetwork.eu. Abbiamo dovuto anche così ridefinire un po' il piano questa sera, perché l'ospite che doveva aprire la serata purtroppo non è stato bene di salute, vedremo di recuperarlo nelle prossime settimane, però ne abbiamo, abbiamo invitato un altro che volevamo per la verità invitare da tempo, che era stato anche, era venuto anche a trovarci quando Paolo ha fatto la conferenza a Senigallia, che abbiamo trasmesso in diretta quest'estate. Che bei tempi, quel bel caldo, il mare, riportateci a Senigallia, dai, riportateci al mare e anche a Senigallia, luogo a me comunque caro per l'infanzia, ma riportateci, quando manca d'inverno basta vedere un po' di mare, noi ci accontentiamo. Invece Paolo non è per niente romantico dal punto di vista del mare, perché lui poteva stare lì la domenica al mare, invece si è presentato a un orario assurdo, Paolo, quella domenica dovevamo stare lì in spiaggia, tu sei arrivato tardissimo, insomma, peccato. Va bene, lui è già in pausa prima di iniziare, ma volevamo, quindi che cosa accadrà? Ho detto Senigallia perché avremo ospite una persona che insomma ha subito un caso abbastanza non solo grave di mala giustizia, ma poi quello che gli è accaduto e gli poteva accadere ce lo racconterà lui stesso. È una storia in cui c'è di mezzo mobbing, esposizione all'amianto, tentativo di possiamo dire avvelenamento con una busta consegnata a casa. E la cosa particolare è che proprio in questi giorni ha scritto una lettera al figlio di un personaggio di spicco, è stato delle istituzioni italiane, che secondo lui insomma avrebbe avuto gli stessi sintomi che in questo caso ha avuto il padre della persona che sentiremo, che per puro caso è stata poi la persona che ha ricevuto quella busta, che invece chiaramente doveva essere consegnata a Luigi, che tra poco sarà con noi. Sento dei rumori, vediamo se anche Paolo è con noi. Buonasera. No. Ah, eccomi. Avevo capito che tu mi avevi chiamato. No, sì, ti avevo chiamato. Vabbè, ormai è passato. Sai che se non si coglie l'attimo, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, no? Va bene. Ti avevo chiamato in causa per il mare di Senigallia, ma... Ah sì. Sì, sì. Ah sì, dice chi se ne fa. No, non hai fatto, cioè non hai detto ecco c'è con noi anche, in genere dici c'è con noi anche Paolo. Ah, ecco, quindi lì è come un comando tipo Monarch, tu ti accendi solo quando senti quella parola, praticamente. No, è che stavo in cucina, quindi Ecco. Ma quante volte te lo devo dire che tu non devi stare in cucina. Tu non ti devi muovere da quella sedia fino all'1:30. No, beh, nel frattempo facevo lavori da casalingo. Ah, ho capito. Allora, bene, questo era poi il primo ospite che avremo tra poco. Poi dopo, nella seconda parte, invece, faremo un altro viaggio più dentro noi stessi. Parleremo del lato ombra che può emergere in ogni momento in noi, ma che avvolge a volte anche la vita delle persone per un lungo periodo. Sentiremo come può essere definito questo lato ombra. C'è un bel blog informativo che si chiama Yin Yang e avremo Laura con noi e magari ci racconterà un po' anche di quella che è stata la sua esperienza, di come poi
ha fatto lei delle incursioni anche nella ricerca spirituale, insomma, in altri campi a noi vicini. Credo che sarà una chiacchierata molto molto interessante. E poi Stefania Nicoletti invece ci farà sentire un dialogo con una giovane musulmana, ed è interessante perché ci dirà il suo punto di vista dopo aver ascoltato tutto quello che abbiamo sentito, insomma, di nuovo dopo gli attentati in Francia, e quindi con il mondo musulmano che è stato un po' tutto chiamato in causa, e quindi anche nell'ipotesi, no, che ovviamente abbiamo già scandagliato a dovere, ma anche ammettendo l'ipotesi, no, di una matrice esclusivamente islamica o islamista di questi attentati, chiamare in causa tutto il mondo musulmano è comunque una cosa illogica, come diceva Paolo, e come se appunto per così, se dovessimo appunto combattere la mafia, allora bombardiamo tutta la Sicilia, no? Più o meno il paragone in questo caso poteva essere calzante. Quindi c'era questo dialogo interessante, poi la scheda di maestro di dietologia, la parte a ruota libera, ci sono delle mail, come avevo detto, che leggeremo, alcune anche interessanti. Intanto vediamo che notizie abbiamo qui da segnalare. Diamo sempre uno sguardo iniziale. Allora, ricorderete che la morte di Claudio Salini, questo imprenditore che aveva ha perso la vita a bordo della sua Porsche 911 il 31 agosto scorso. È venuto fuori adesso nelle indagini che la sua auto andava tra i 190 e i 200 all'ora. L'auto si è accartocciata su un albero dopo aver sbandato, complice anche un avvallamento del manto stradale. Queste le conclusioni della perizia, insomma, che è stata fatta. Era un episodio, no, che non eravamo in onda, ma insomma alcuni di voi ci aveva segnalato nel gruppo. Rimane da chiarire per la ragione per cui l'imprenditore andava a una velocità così sostenuta, scrive il Corriere della Sera. Finora dalle indagini non sono emersi elementi che facciano pensare a un inseguimento. Che strano, Paolo. Tutte ipotesi formulate nella prima fase dell'inchiesta per le minacce di morte subite e denunciate dall'imprenditore, con un ruolo importante nel panorama delle costruzioni delle grandi opere. Salini era infatti del gruppo ICS, cugino di Pietro Salini, a sua volta AD della Impregilo, cariche che lo avevano fatto finire nel mirino di tre campani arrestati dopo aver tentato di estorcerli senza successo 1.800.000 euro. Quindi al momento si sa che andava a 390 e 200 all'ora sulla Cristoforo Colombo, e però il perché non è dato saperlo in questo momento. Invece c'è una novità, insomma, c'è lo sviluppo che forse già sapete del fatto di cronaca di cui avevamo parlato tempo fa, ma che non certo solo noi, era stato molto un fatto mediatico. Il papà, che era stato colpito dal fidanzato della figlia della sedicenne, è morto anche lui. È morto stamattina nella rianimazione dell'ospedale di Ancona Fabio Giacconi, sottufficiale dell'aeronautica. Hai capito, Paolo? Non era proprio uno qualunque. Ferito a colpi di pistola il 7 novembre scorso da Antonio Tagliata, il fidanzato 18enne della figlia. Nella sparatoria era stata uccisa anche la madre della ragazza, Roberta Pierini. Giacconi era in coma irreversibile dal momento del delitto, per il quale sono in carcere sia Tagliata sia la sedicenne. Il tutto era avvenuto sabato 7 novembre, quando Tagliata era andato a prendere la fidanzata a scuola e si era presentato a casa della famiglia Giacconi con una pistola calibro 9, un caricatore da 15 colpi inserito e una riserva di altri caricatori più altri proiettili sfusi. Il giovane ha aperto il fuoco prima su Roberta Pierini, la madre della fidanzata, colpendola a un braccio e alla testa, poi sul marito Fabio Giacconi, che tentava la fuga verso il terrazzo. In quel caso due colpi alla nuca e due al tronco. Ora però è venuto fuori, non so da quanto tempo, che questo Fabio Giacconi, che è morto, era un sottufficiale della Granatica. Poi non può voler dire niente, Paolo, no? Però l'altra volta tu dicevi non vedo elementi, e non so se poi tu, andando ancora, hai avuto modo di approfondire ulteriormente se ti può sembrare un caso, ecco, che ci può, nel senso, si muore, si commettono omicidi anche tra persone qualunque, non è che per forza deve essere sempre, no? Andando ancora ho preso qualche informazione e in effetti non è semplicemente un sottufficiale dell'aeronautica, c'è di più, perché era una persona sotto copertura per una serie di motivi non ben chiari. Comunque
non era una persona comune, insomma, ecco. Questo lo dai per certo, insomma. Sì, poi sai, io non è che ho tanta memoria, manco mi interessano queste cose, però parlavo con i miei allievi del corso avvocati, spiegandogli appunto che cioè, quando c'è una notizia che va in TV, normalmente ci sono altre cose che vengono nascoste, e quando si va a scavare la realtà è completamente diversa. Infatti tutti hanno detto, ah sì, infatti, mi hanno dato delle notizie che ad Ancona sono note, nel senso, perché sai, è una città che comunque non è grandissima, no? Quindi le notizie corrono, insomma. E comunque sì, era un particolare che l'altra volta, quando avevamo letto le notizie, insomma, non era stato diffuso. Adesso è stato diffuso e quindi subito, evidentemente, l'abbiamo notato e ve l'abbiamo appunto riferito. Dobbiamo dire, Paolo, mi sono arrivate finalmente delle belle email, che sono arrivate a diversi che ancora l'aspettavano. Sono arrivate le composte. Mi sono arrivate 4 email oggi, sai. Ah, beh, bene così. Ci fa molto piacere, perché insomma ci dispiaceva molto per erano una decina, credo, che ci avevano fatto presente di non aver ricevuto la composta. Ecco, 4 oggi mi hanno scritto che erano contentissimi, che qualcuno ci ha cenato addirittura, chi invece insomma non ha fatto in tempo ad arrivare, che l'ha già gustata, e quindi insomma ci fa piacere che speriamo che insomma poi anche agli altri sia arrivato, arriverà a breve. Bene. Allora, direi che a bordernights@webradionetwork.eu potete scriverci. Il gruppo Facebook è Border Nights, e oggi Paolo ha la manina calda, ha bannato, insomma, voleva bannare qualcuno che ha postato un articolo, no? Che è successo? No, allora, non è che volevo bannare nessuno, è una persona che già era nel nostro gruppo da tempo, insomma, non è che lo volevo bannare. Ha messo un articolo, tra virgolette, articolo di Paolo Barnard su Pasolini, ma questo articolo non era un articolo normale. Anzitutto era pieno di insulti, frocio, culo rotto, sborra sulle chiappe, scusate il termine, ma questo è l'articolo di Barnard, quello che sborra nelle chiappe dei diciottenni, insomma, adesso tutta una serie di insulti di questo tipo, e in più c'era un'immagine presa da un'orgia, presumibilmente da un sito porno, insomma, in cui c'era una scena spintissima tra due gay che era di una pesantezza estrema. Allora, il problema non è la libertà o meno di dire o postare, no, certe notizie o certe cose. Non era neanche tanto quindi l'articolo in sé pieno di insulti, perché su questo la persona che aveva messo il post ha ragione, dice: chi non lo vuole leggere non lo legge. Sì, però il problema è che chi clicca sull'articolo, la prima cosa si vede è l'immagine di due gay che fanno quello che fanno, insomma, uno mi pare gli mette una mano nel sedere, insomma, ma era un'immagine spintissima. Questa cosa non va bene, nel senso che è giusto se uno non vuole vedere qualcosa non la guarda, e quindi dopo le prime righe, se si accorge che un articolo troppo volgare, può lasciar perdere oppure continuare, ma l'immagine no, quella non fa in tempo a preservarsi dall'immagine, perché clicca e la prima cosa che vede è quella, e allora no. Quindi l'ho cancellato, siccome però era una provocazione, perché era palesemente tale, e quindi gli ho detto: guarda, se insisti ti banno. Dopodiché è nata tutta la discussione e se n'è andata da solo, presumo. Se n'è andata da solo perché non l'ho bannato. Tra l'altro, chi appartiene al gruppo Facebook Border Nights, che ha superato indenne tutti i ban eccetera, è arrivato fin qui, ha un grandissimo privilegio, quello di poter vedere ogni volta, ora l'ultima volta è capitato spesso perché ci eravamo visti 2 volte in una settimana, ma poi erano passati mesi che non ci eravamo visti, comunque ha il grandissimo privilegio di poter vedere i nostri video quando li facciamo, quando ci incontriamo, e questo è, insomma, un privilegio enorme, direi, enorme, perché Paolo dà il meglio di sé in questi video, bellissimi. L'ultima volta io credo che sia stato un video epico quello che abbiamo fatto domenica, che c'ha dei momenti comici, dei tempi e momenti comici bellissimi. Allora, si è fatto tardi. Guarda, ti volevo dire una cosa riguardo alla persona che
diciamo, se n'è andata dopo l'ulteriore discussione. Devo dire che Carpe Oro l'ha anche trattato abbastanza male, no? Quindi quando ho aperto il commento ho detto, beh, mi è sembrato quasi un po' esagerato. Poi quando se n'è andato ammetto di aver provato un po' di dispiacere, dico, ma forse abbiamo un po' esagerato, in fondo magari per lui non era una cosa volgare, ha solo insistito un po'. Ma allora che ho fatto? Sono andato a vedere il suo profilo. Allora, profilo senza una foto, quindi che sembrava quasi un profilo falso, insomma, vabbè, ma questo potrebbe significare poco. Poi a quel punto ho fatto una cosa che si può fare e che ho imparato da poco, cioè vedere tutti i messaggi di questa persona, e mi sono accorto che erano tutti messaggi provocatori, cioè non c'era, credo, un messaggio interessante veramente che dava luogo a discussioni. La maggior parte infatti erano completamente vuoti, cioè non c'era né un mi piace né un commento, perché lui li metteva, erano palesemente per provocare, e quindi la gente li lasciava perdere. Quindi alla fine ho capito che Carpe Oro ci aveva visto lungo, e quindi aveva visto, praticamente aveva capito che la persona era solamente un provocatore. E sì, poi lui aveva criticato in passato delle cose che ho detto io sulle religioni, era contro le religioni, ma questo non significa, insomma, era una sua opinione, basta. Però spuntando tutti i messaggi di questo qui, ho visto che non, no, decisamente provocava e basta, insomma. Però l'ha fatto con toni sempre più, come dire, c'è stata una sorta di piccola escalation per vedere forse dove arrivavamo, perché i primi non sembravano neanche così provocatori, insomma, piano piano, però quell'ultimo era palesemente provocatorio, insomma. Allora, ci fermiamo un attimo, tra l'altro vi facciamo suonare un brano che qualcuno ha citato nel gruppo Facebook, in cui si chiedeva l'opinione su Jovanotti, poi magari dopo ce la dirai, Paolo, andando avanti della notte, e qualcuno, sì, vede in questo brano la linea d'ombra come una sorta di passaggio di Jovanotti verso l'incarico di responsabilità, forse, di cui parla, oppure può essere semplicemente letto come un passaggio semplice di vita, anche se il testo, insomma, sembra abbastanza preciso invece nel delineare forse altri scenari. Dopodiché faremo il nostro primo collegamento. Sono le 22:28, signori, questa è Border Nights.
l'ha portato anche a quel discorso di cui abbiamo parlato l'anno scorso, ho fatto anche la rima, quando lui diceva di essersi trovato, no, in quella riunione un po' strana, eh. E chissà, insomma, non si capiva se cioè, si rendeva conto di quello che diceva oppure no. Allora, sono le 22:33 e è il momento di fare il primo collegamento della serata, e allora io vado a salutare Luigi. Ciao Luigi. Ciao Fabio, ciao a tutti i radiospettatori. Allora, caro Luigi, noi questa sera vogliamo raccontare un po' la tua storia, ovviamente cercando di essere sintetici, ma far capire bene quello che ti è capitato. Sì. Perché Paolo conosce già la tua storia e poi ha avuto, tra virgolette, un risvolto, perché tu hai avuto, e ne parleremo dopo, una specie di intuizione, o comunque ti è venuto qualche dubbio, ma ne parleremo dopo, su quello che è accaduto a Cossiga. Ma prima di questo partiamo, diciamo, dall'inizio. Allora, tu lavoravi per un consorzio di bonifica. Sì, che cosa facevi? Che cosa facevi in questo consorzio? Allora, io sono stato a Sondo nell'82 come operaio, voglio dire, come operaio agricolo. In pratica lavoravo per, facevo riparazioni di cemento, tubi in cemento amianto, riparavamo idranti per consorzio bonifica, e per porta le bonifiche per la campagna, l'acqua, l'irrigazione per l'ente, per i terreni, no? Sì. Noi facevamo queste riparazioni sia all'idrante che i tubi in cemento amianto. E io ho lavorato lì in campagna dall'82 fino al 93, perché dopo per il lavoro che, insomma, voglio dire, che era pesante prendere i tubi, mi sono operato sia all'ernia sia a destra che a sinistra, insomma, non potevo fare più sforzi. E in pratica questo lavoro qua per me era un bel lavoro, insomma, mi sentivo fortunato, però è successo nel 92 che, quando ho avuto questo problema della salute, mi hanno messo in condizioni che, voglio dire, dice, tu non servisci più, insomma, potresti essere licenziato. Mi hanno fatto fare una domanda all'ente, alla sede, di essere adibito come uscire presso la sede. Ho fatto la domanda e mi hanno trasferito. Lì è successo, dopo un anno, insomma, ho incominciato a dire la verità, tra la campagna e la sede, lì a Foggia è una giungla proprio, come ti posso dire, è una giungla senza regole, voglio dire, perché io in campagna stavo bene, perché, voglio dire, si lavorava, però lì era tutto un altro ambiente, voglio dire. Però dopo un anno io facevo uscire i servizi generali nel primo piano. Però lì era una cosa un po' ambigua, perché stavamo in un piano, tre uscivi, di cui due stavano adibiti al bar, e io dovevo solo lavorare per tutto il primo piano. I servizi generali mi stavano tanto di quella roba, insomma, documenti da portare, e, insomma. Però lì è iniziata con il mio capo servizio, una donna, che sarebbe stata, che era la segretaria del presidente. Insomma, lì ho incominciato a avere atti di mobbing verso di me, e ho iniziato un pochettino a ribellarmi, e lei mi ha messo contro, insomma, mi rimproverava, anche quando non avevo fatto niente, anzi, io non facevo niente, però lei era la prima cosa che mi rimproverava. Dopo ho cambiato lavoro, ho cambiato piano, dal primo piano sono sceso giù, però anche giù, insomma, perché lei era il mio capo servizio, voglio dire. In pratica lì ero arrivato al punto che ho chiesto il licenziamento al vice direttore del personale. Era il 96, fine 96, inizio 97, non ne potevo più per tutte le angherie che ricevevo da questa signora. E dopo loro hanno visto il caso e mi hanno trasferito in un ufficio periferico vicino al mio paese, dove maggiore San Severo, no? E lì
pare che era iniziato un po', insomma, un buon risveglio per me, insomma. Però sto dicendo, questa cosa qui è stata sia per il vice, voglio precisare questa qua, sia per il vice direttore del personale, e sia per un geometra che mi ha preso come sotto la sua ispezione, che portava avanti questo distretto. E in pratica però hanno fatto un accordo con il direttore dei servizi agrari che io dovevo andare lì però a fare le pulizie. Io ero uscito impiegato, voglio dire, però dovevo fare le pulizie a 3 o 4 uffici periferici. Insomma, perché questo qua? Questi sono atti di mobbing. Perché dopo 3 o 4 mesi, all'incirca 3 o 4 mesi, è venuto il nipote del direttore, assunto a tempo indeterminato, perché io ero a tempo determinato, ero impiegato, voglio dire, uscire. E in pratica è venuto lì e si è stato messo nell'ufficio come operaio, però facevano l'ufficio. E lui voleva, il direttore dei servizi agrari che stava in sede, voleva che io andassi un'altra volta a fare le pulizie, perché il geometra me l'ha fatto fare per un periodo di tempo e dopo mi ha tolto, dice: tu non devi fare le pulizie, non sei tenuto a fare le pulizie. Insomma, perché lui ha fatto un accordo per farmi uscire da quell'ambiente là di Foggia, perché è una giungla, guarda, io non auguro a nessuno. E per dire, insomma, lì è stato una cosa, però dopo aveva pressioni questo mio capo e mi ha dovuto mettere un pochettino, farmi fare un po' di pulizia un po' nell'ufficio, però le pressioni erano tante, che dopo questo geometra qua ha avuto l'infarto ed è andato via, insomma. Dopo sono iniziati un'altra volta i problemi. In pratica è venuto un altro geometra, mi ha tolto tutto, perché io lavoravo in ufficio, no? Svolgevo il compito, perché era applicato, mi avevano fatto l'ordine di servizio come applicato. Però dopo è venuto un altro operaio, insomma, ci sono stati atti di mobbing sia lì che sia a Foggia che a San Severo. Perché? Perché ho tagliato la strada al nipote del direttore dei servizi agrari, in pratica, che era stato assunto da poco. E in pratica da allora non mi hanno fatto fare più niente. Dopo mi hanno trasferito a un altro ufficio, però prima di trasferire io sono stato ho fatto una pratica per questo mobbing qua. Sono stato ricoverato alla clinica del lavoro di Milano 2 volte, sia nel 2002 che nel 2003, e loro hanno visto che mi hanno riconosciuto questa cosa qua di mobbing. E dopo come arrivi? Perché a un certo punto vieni licenziato o qualcosa del genere? Ma licenziato no. Successivamente, questo è nel 2002-2003, licenziato perché? Perché io ho combattuto sempre, dal 2002, nella prima volta alla crisi del lavoro, ho scoperto la legge dell'amianto, la 257 del 92, in pratica che chi stava esposto all'amianto doveva avere, insomma, i privilegi ai fini pensionistici, ma non era neanche quello là il fatto, era il fatto dei DP che non ci avevano dato i DP di protezione per l'amianto, no? Perché io ho lavorato fino al 97, i miei colleghi hanno lavorato fino al 97 senza DP. Senza DP sarebbero le mascherine, le tute per lavorare con l'amianto, insomma, tutte queste cose qua. E insomma, ho iniziato a fare ricorso amministrativo per l'amianto. Quando ho iniziato questa cosa qua, il sindacato, quello interno della UIL, mi ha chiesto se volevo diventare RSA. Ho accettato, RSA però, sarebbe la rappresentanza sindacale all'interno del consorzio sindacale aziendale. Ma quello è stato tutto, almeno a mio avviso, come stanno i fatti, è stato tutto per far sì che io mi dovevano togliere tutte le pratiche dell'amianto e io dovevo fare altre cose. In pratica non mi dovevano far andare avanti con l'amianto, perché
i dirigenti avevano paura, come ho dedotto io ora, perché allora non lo sapevo sto fatto qua. I dirigenti avevano paura che venissero denunciate perché ci hanno fatto lavorare a stretto contatto con l'amianto, voglio dire. E in pratica loro, questo sindacato, l'avvocato del sindacato voleva che gli desse a lui tutte le pratiche. Io ho detto sì, te le do le pratiche, però io devo visualizzare pure io. Ah, no, tu devi fare i fatti tu. Io non ho accettato. E, insomma, da allora sono stato sempre nel sindacato, però mano a mano mi hanno isolato anche il sindacato, perché loro volevano che io non portassi avanti questa cosa qua, né più né meno. E dopo io l'ho portato avanti, ho tolto questo qua, ho preso un altro avvocato di un GAF Acli, non pagando, che dopo si è verificato anche questo fatto qua. Dopo 10 anni, attualmente, come io ti ho accennato, di una sentenza ambigua, un giudice ha fatto una sentenza su una UCTU ambigua, perché è stata fatta, dovevano fare le prove CTU sul terreno con i tubi, facendo la tornitura. Il consorzio non ha accettato di fare queste prove qua, e loro su qualcosa l'hanno fatto la prova sulle previsioni, per questo sto dicendo un ambiguo. Dopo, ecco, cosa succede dopo, quando tu finisci, perché ti scade il contratto, perché si interrompe il lavoro? No, a me mi si interrompe il lavoro perché mi è stato fatto 2 o 3 visite collegiali, sì. Parecchie visite collegiali, parecchie visite medico seguendo la legge 626, no? E dopo mi hanno fatto una visita collegiale, mi hanno messo in abilità, me l'hanno detto nella visita collegiale: o ti prende la pensione oppure ti licenziamo. E questo è stato il succo di cui è stato preparato a tavolino. E io ho scelto, a dire la verità, perché non ne potevo più. Un altro dottore mi aveva detto: tu devi accettare a rimanere, che a fare l'operaio, insomma, a essere sempre mobbizzato. No, io ho accettato. Ecco, e dopo quanto tempo ti portano, cioè volevano consegnarti quella, perché tu non so quanto tempo, allora, dopo. Io sono stato licenziato il primo settembre. Sì. Del 2000, di che anno? Del 2005. Però, la visita collegiale è stata fatta il 16 aprile del 2005. Sì. Dopo è stato a agosto è stato fatto uscito il verdetto della visita, però a me non mi è stato dato niente, voglio dire. A me solo l'ente mi ha detto è uscita la visita collegiale negativa, che tu accetti il cambiamento di lavoro da impiegato sotto mansione, voglio dire, a operaio, oppure ti prendi la pensione e te ne vai. Io ho accettato la pensione, però nello stesso tempo ho cercato di fare ricorso con un altro avvocato, perché di avvocati, a dire la verità, non ho parlato di questo, ne ho cambiato tre o quattro, pure di più, ma di più. Prima ho preso un avvocato di Foggia, un altro avvocato di Foggia, dopo uno di Telemaggiore e dopo uno di Cesena addirittura. Però tutti quanti mi hanno iniziato, però mi hanno abbandonato, perché le pressioni erano tante. Dopo il primo settembre sono stato licenziato. Il 13 ottobre mi è stata consegnata questa busta qui, che volevano, che di cui già agosto del 2005 il vice direttore, allora agosto, mi ha telefonato. Io non me ne dimentico mai, io stavo a Međugorje, ero andato a fare un pellegrinaggio, mi ha telefonato che voleva per forza che io andassi a prendere la busta a Foggia, la busta la dovevo andare a prendere a Foggia, e io non la voglio, me la spedite, perché? Che cos'è? Insomma, io non ho accettato. Però qualche giorno prima
che mi venisse consegnata questa busta qua. Sono stato ritelefonato, dice: te la porteremo a casa tua. E io ho accettato, e vabbè, portatemi a casa mia. Quel giorno lì, proprio a capitare che io stavo a Taranto per contattare un avvocato tramite una dottoressa per impugnare il licenziamento, e mio padre stava solo a casa perché mia madre è morta da un bel po' di tempo, nel 92. Quindi diciamo che non ci dovevi essere tu, invece la lettera, questa busta la ritira il tuo padre. L'ha ritirata mio padre, però l'ex mio collega ma ha raccomandato a mio padre, dice: non l'aprire tu, falla aprire a tuo figlio, a Luigi. Mio padre, la mia età, insomma, non ha mai aperto la mia posta, non era il tipo di fare queste cose, però ha sentito così, ha aperto la busta. Io già la sera lui mi ha telefonato, era tutto inquietato, tutto. Il giorno dopo, perché la mattina ho incontrato, il giorno dopo ho incontrato l'avvocato, perché sono stato pernottato lì a Taranto, e in pratica sono venuto il pomeriggio, l'ho trovato a casa, neanche mi ha aperto, perché è rimasto la chiave dietro è stato per entrare dentro a casa mia, è stata una tragedia quel giorno là. In pratica, dopo sono entrato, mio padre stava a letto, perché la notte non avevo dormito, mi sono spiegato Fabio. Cioè, quindi era stato dopo che ha ricevuto questo, cioè che ha preso in mano questa busta. Sì, perché lui la sera l'ha aperto, sicuramente. La sera l'ha aperto. Ma cosa c'era? Cosa c'era dentro questa busta? La busta c'è stato una nota che mi diceva: io, siccome lavoravo nel consorzio, nell'agricoltura, però ero impiegato, non facevo parte dell'INAIL, ma sia dell'Empaia, e volevano che io prendessi questa, no, in questa nota specificava che dovevo ritirare come una liquidazione che ci avevo presso l'Empaia. Era una comunicazione, per te. Quindi tu torni a casa e trovi il padre, tuo padre che sta a letto, quindi a letto. Che stava male. Ma dopo, dalla sera che io ho dormito, lui non è che dormiva, la notte non dormiva, per la fama d'aria per il mal di stomaco che ci aveva, e io siamo stati un paio di giorni così, se ricordo bene. Dopo l'ho portato all'ospedale del mio paese, l'hanno portato a San Severo, un altro ospedale più grande, l'hanno fatto i raggi e niente, non hanno trovato niente. C'avevo questo affanno, questa fama d'aria, in pratica l'ho riportato a casa, però lui la notte non dormiva, stava male, mi so spiegare. Sì. Però dopo l'ho riportato, l'ho fatto ricoverare presso un ospedale grande, non del mio paese, della mia, San Giovanni Casa Sollievo, conosci? Sì. Hai mai sentito Casa Sollievo? Sì, di nome. E lì tramite pronto soccorso l'ho fatto ricoverare. Ecco, che cosa, dobbiamo però stringere i tempi, che cosa alla fine che cosa aveva avuto? Lui non poteva respirare, era diventato cianotico all'ospedale. Prima, i primi giorni era migliorato, ma dopo era peggiorato. I dottori me l'hanno detto: questo c'ha pochi, insomma, te lo devi portare, ma mi hanno fatto capire non c'è più niente da fare, insomma, broncopatia cronica. Mio padre non ha mai avuto problemi respiratori. Sì. Fabio, quanti anni aveva in quel momento? Allora, lui è del 25, è successo il 2005, 78. E quindi che cosa succede? Quindi io che ho fatto? Ho preso con l'autoambulanza e me la sono portato, siccome stava a Macerata mia sorella, ma ha detto fallo venire qua. E a Macerata, dopo 15-20 giorni, l'hanno rimesso in sesto, voglio dire. Sì. Però perché questo? Quello che dico io. Tu dici che quella busta conteneva antrace? Sì, sì, probabilmente qualche cosa c'erano, perché tutte le cose, le buste che dicono contiene antrace, quella è tutta una bufala, perché è tutta farina, perché l'antrace, prima cosa che gli altri, la polvere nera, quello un pochettino
ci si può mettere, che dopo se uno va a leggere bene le cose, c'è Andrace, quello come si dice, quello di casa, voglio dire, fatto di casa, insomma. Però sto dicendo, qualche cosa se l'hanno fatto a me, l'hanno fatto pure agli altri, quello dico io. Ma tu questa busta poi l'hai fatta analizzare, perché ce l'avete ancora? Ma chi la fa? Scusami, sì. Fabio, chi me l'analizza? Se nessuno, voglio dire, ha preso le mie difese, sì, non è stato instaurato nessun processo. Sì. Perché tu hai denunciato ovviamente questo fatto. Sì, io ho denunciato dopo un anno, a dire la verità. Nel 2006 ho iniziato a denunciare alla Direzione Nazionale Antimafia a Grasso. Vabbè, perché insomma lo consideri un atto mafioso. Cioè, tu pensi quindi che ti volevano a tutti i costi che capitare questa busta per avvelenarti, diciamo così? Per farmi zittire, perché se no loro c'avevano, perché ero l'unico che ha preso queste difese per il fatto dell'amianto. Questo è stato, neanche tanto per il mobbing che io ho iniziato causa verso questo direttore, ma per l'esposizione all'amianto. Sì, per l'esposizione allora all'amianto. Queste due denunce sono state archiviate, giusto? Sì, sono state archiviate, quindi adesso non c'è, ecco. Tu ora in questi giorni hai messo un video su YouTube con una lettera ai figli di Cossiga. Perché? A dire la verità, io questo fatto di Francesco Cossiga me ne sono accorto non dal 2010, ma dopo, perché nel 2010 stavo facendo i ricorsi ai media. Nel 2011, a metà, inizio 2011, però non sapevo come mandargli questo mio dubbio, questa cosa qua. Dopo c'erano i problemi di mio padre pure, perché aveva preso l'Alzheimer, però l'ho sempre rimandato. A dire la verità, già dal 2014, a fine 2014, lo dovevo fare questa, avevo pensato di fare questa lettera qua. Però dopo è successo che dovevo fare una cosa per me, non voglio infreire in questa cosa qua ancora, possono dice questo, ha messo questa cosa qua per poter farsi riconoscere una visita, la malattia professionale che avevo fatto, però non l'ho voluto fare, e ho sbagliato, per me ho sbagliato, comunque l'ho fatta pure, e questo è quello che penso io, perché loro usano questa cosa qua e i rompiscatole a quelle persone non possono, come ti posso dire, non possono uccidere con una bomba, perché sennò dopo si apre un'indagine, mandano questa cosa qua e così si finisce con una malattia, è fatto. Ma tu lo dici perché hai letto, diciamo, dei particolari diciamo i problemi di salute che aveva avuto Cossiga, e ti sei ritrovato in quello che aveva avuto tuo padre, giusto? Mio padre, sì, ma a prescindere, io come ho spiegato nella lettera aperta, io di recente ho scoperto un'altra cosa, che voglio dire, il 26 di, se non sbaglio, il 26 di luglio era il compleanno del presidente, no? Le date ci stanno, il 26 e lui è il 17, sono, perché il 13 è successo a mio padre, e dopo tutto il tempo dopo stavo male, fino il 13 è successo a mio padre, fino al 2 novembre è stato male, prima è stato bene, dopo gli stessi sintomi che ha avuto mio padre l'ha avuto pure così, insomma. Ma dopo c'ho pure qualche altro dubbio su altre, però io non posso dire questo qua in radio. Io ho detto solo questa cosa perché ho avuto la certezza dei sintomi, perché il presidente non è una persona normale, è una persona che dopo, di cui sui media, sui giornali non sta scritto, sta scritto solo sui giornali online. Pochi giornali hanno parlato dei sintomi di tutto, perché là me ne so, insomma, ho letto sui giornali online, io ho messo pure i siti, se tu vedi ho messo pure il link che uno può andare a controllare, però non sapevo come, però
dopo nel 2004, quando è stato l'anno scorso, ho detto devo fare una lettera aperta. Dopo ho iniziato quest'anno a principi gennaio, però mi sono fermato e mo ho ritenuto opportuno di fare questa cosa qua, sperando, io sicuramente non potrò difendere quello che è successo a mio padre, però vorrei fermare questa catena di omicidi che coperta da malattia. Come ho detto, io mi prendo tutte le mie responsabilità di quello che dico, perché loro non hanno, anzi, su quello che è successo a mio padre io non ho messo i particolari, perché non voglio parlare di quello che è successo a mio padre, però là ci sono le prove eclatanti che sono state, voglio dire, perché è stato proprio l'ospedale di Macerata. Non voglio andare nei particolari, perché sennò gli altri, non voglio aprire questo discorso qua, però sto dicendo, ci sono delle prove schiaccianti, come conosce pure Franceschetti. Cioè, prove almeno schiaccianti del tentativo di avvelenamento? No. Delle prove schiaccianti sulla morte di mio padre, perché è collegata a questa cosa qua. Mi sono spiegato. Ecco, padre, tu prima non ci hai detto che tuo padre si è ripreso, e poi dopo quanto tempo si è ripreso? Allora, qua a Macerata si è ripreso dopo 15 giorni, dopo, sì, ha fatto riabilitazione e c'aveva l'ossigeno. Dopo di 2 o 3 mesi l'ha tolto l'ossigeno, non lo prendeva più, perché lui non ha problemi respiratori. È stato solo per quella lettera là che lui ha aperto, mi sono spiegato. Cioè, tutto è cominciato con quella lettera. Sì, però lui da allora, dal 2006 è stato bene, però dopo nel 2009 ha avuto l'Alzheimer, è incominciato a stare male, però non è morto per l'Alzheimer, è morto per altre cose che non è di morte naturale. Di questo fatto qua non ne vorrei parlare. Certo. Dici, io ho prove schiaccianti che la morte è collegata a quella busta. Ma scusa, ecco, ci stanno lì, non l'ha portato, però sto dicendo, il PM che sarebbe il PM che ho, e che sarebbe il procuratore capo della DDA, sì, di Anguna, io ho fatto la denuncia perché dopo a Macerata comunque non voglio volevo sentire Paolo, che aveva parlato con te in passato anche di questo collegamento che fa Luigi con morti, no? Tante volte tu e Paolo hai parlato, no, dei modi di far morire le persone senza lasciare traccia, potrebbe rientrare anche questo in Paolo, in questa casistica, anche quello riferimento che fa Luigi a Cossiga e anche altri casi? Beh, allora, su Cossiga certo è una possibilità, nessuno può dire se però è vero o no, però quello è il metodo con cui vengono eliminate delle persone scomode, specialmente sia che siano al potere sia che non siano al potere. Quindi sì, ne abbiamo parlato diverse volte, non ci sarebbe nulla di strano, insomma, molti personaggi politici li fanno fuori così. Ma se uno fa, scusami, innanzitutto ciao Paolo, ciao. Io ho fatto delle ricerche nel 2005 a novembre, in pratica a New York, proprio allora erano stati inviati a dei politici di queste lettere all'Andrace, e dopo, non lo dico io, lo dice il decreto che ho messo sul web, voglio dire, nell'allegato A, che dopo se uno va a vedere il link lo può scaricare e vede tutto là, in pratica, per vedere se è Andrace o meno. Ci vuole come si dice, il segno clinico, il sospetto clinico, che il clinico lo dice al micro, in pratica, se uno lo fa, anche se lo fa, se è poco, non esce, mi sono spiegato Fabio, sì. Paolo, non esce sull'esito esce negativo, e quello è il gioco che fanno, voglio dire, lo fanno ai rompiscatole, come sono io. E io penso che Cossiga per me era un rompiscatole, insomma, era una persona, insomma, cioè la tipo positiva, quantomeno era custode di molti segreti, ecco.
probabilmente. Sì, a prescindere che c'aveva amici e nemici, insomma, amici e quelli, sì, quelli che lo potevano avere, quelli, siamo in una dimensione di potere, quindi è chiaro che rispetto a un cittadino qualunque. Dicendo, se l'hanno fatto a me, figuriamoci a quei livelli, dici tu. Figuriamoci, volevo chiedere a Paolo se tu hai mai sentito dire di questa casina, perché c'era quel manuale di cui hai parlato spesso, no? Ricapitare questo tipo di buste è una casistica che avevi letto, Paolo? Io non ho sentito. Allora, sì, io ho fatto delle ricerche, c'ho un dossier, ho fatto delle ricerche, sì, però a Paolo di questo fatto qua non l'ho mai sentito parlare. Volevo sapere appunto da Paolo se ha mai sentito dire o ha letto da qualche parte o qualcuno gli ha detto diciamo dell'ipotesi di queste buste contenenti antrace o altri tipi di sostanze. Allora, altri tipi di sostanze sì, l'antrace in particolare no, ma nel libro, in quelle parti del libro che avevamo pubblicato su internet, nel blog, c'era solo alcune, diciamo, delle modalità con cui si uccidevano le persone scomode. Il veleno comunque era una di queste, e il veleno ovviamente può essere iniettato in vari modi, può essere anche mandato tramite una busta, insomma. Quindi non c'era questo specifico, ma diciamo non mi sorprende, insomma, poi le modalità possono variare. Luigi, io dimmi. A dire la verità, io sono sicuro che per il mio caso non lo so se verrà fatta giù, però io l'ho fatto questa cosa qua per spezzare questa catena di omicidio, perché come se l'hanno fatto a me, figura gli altri, e io penso che per lui l'hanno fatto questa cosa qua, e ci stanno tutti, insomma, per me l'80% l'hanno fatta e il 20% no. Mi sono spiegato, sì. E questo è un SOS comandato ai figli, perché c'è stata un'omertà paurosa, proprio pazzesca, voglio dire. Luigi, io ti ringrazio che sei stato con noi, che ci ha raccontato questa sofferta storia, perché ovviamente c'è molta sofferenza, c'è un papà perso molto in quel modo, e chiaramente, insomma, il fatto che comunque queste tue denunce non abbiano dato corso, e quindi, insomma, speriamo che almeno apra un po' di spiraglio alla verità e alla giustizia, anche quello che speriamo. A questo punto si può sperare. Grazie Luigi, grazie a te, abbraccio. E un saluto a tutti quanti, a voi, a Paolo. Ciao. Allora, davvero un caso sofferto questo qua, e che vi abbiamo fatto sentire anche per i risvolti che ha detto Luigi, insomma, nel finale, a prescindere dal caso Cossiga, e qui però, insomma, questa busta consegnata e poi quello che è accaduto al padre, che doveva accadere a Luigi se fosse stato in casa. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco voltiamo pagina, parleremo di tutt'altro, anche di un altro tipo di ombra, quella, un'ombra non legata a un fatto inquietante come quello che ci ha raccontato Luigi, ma lato ombra che si trova dentro, che si può trovare dentro di noi, ma che forse coesiste sempre in noi. Lo faremo come sempre tra pochissimo.
Si chiama Nocturnal questo brano, Jan Nielsen, 23:10 in quella che è la notte di Border Nights. Siamo pronti a voltare pagina e allora vado subito a effettuare il secondo collegamento, quello con Laura De Rosa. Buonanotte Laura. Buonanotte a tutti. Grazie, ciao, ciao, grazie di essere qua con noi. Come al solito, ogni tanto io mi imbatto in articoli, in argomenti, anche in modo così casuale, ma anche quando qualcuno nel nostro gruppo magari ci posta qualcosa di interessante. Ed è quello che è capitato proprio con il tuo sito in youngtherapy.it e mi sono imbattuto proprio in un tuo articolo in cui parlavi, diciamo, del lato oscuro, del lato ombra dentro di noi, e dopo pochi minuti ti ho scritto perché mi è subito intrigato. Prima però di entrare nel dettaglio volevo lasciare la parola a Laura anche per fare una piccola presentazione. Benissimo, ciao a tutti, mi presento, appunto sono Laura, mi occupo di giornalismo sul web, in particolare spiritualità, ricerca interiore, paranormale e poi anche di lato oscuro perché mi appassiona molto questo argomento. Ho un blog che si chiama, come hai detto tu stesso, indiantherapy.it, dove parlo di tutte queste tematiche. Presentazione finita. Perfetto, poi brevissima. Allora, il lato ombra, il lato oscuro. Ho visto, ho intravisto nel tuo sito che tutto nasce da una tua esperienza diretta. Sì, nasce dalla mia esperienza perché effettivamente l'ho sperimentato sulla mia pelle e lo sto ancora sperimentando in realtà, perché non è che ci sia uscita del tutto, anche perché è una cosa abbastanza difficile, dolorosa. E beh, spiegherei innanzitutto cos'è, sì, perché esatto. Magari se no. Esatto. Allora, diciamo che quell'insieme di caratteristiche della nostra personalità che non accettiamo. Faccio un esempio pratico. Sono una persona arrogante, non accetto questa mia arroganza. E quindi cosa succede? Che la rimuovo e la relego nell'inconscio. Però cosa succede? Che quando non accetto questa mia caratteristica, di solito la proietto su chi sta intorno a me. E quindi magari mi circondo di persone tendenzialmente arroganti, o comunque quando incontro persone con quella caratteristica provo un'avversione profonda per quella caratteristica. Solitamente funziona così. E diciamo che nel mio caso personale, io ad esempio, uno dei miei lati oscuri, perché poi ce ne sono tanti, non ce n'è uno soltanto, è la paura di essere normale, mediocre, di avere una vita banale. E proprio perché avevo questo lato oscuro, ce l'ho ancora, perché non l'ho ancora sconfitto totalmente, ho fatto una vita piena di esperienze invece folli, completamente al di fuori della normalità. E in questo senso è stato anche utile, no? Perché mi ha permesso di fare cose diverse che altrimenti non avrei fatto. Però il problema cos'è? Che ad un certo punto bisogna riconoscerlo, perché se non lo si riconosce diventa distruttivo. Nel mio caso magari adesso non sarei qui a parlare con voi, sarei morta in qualche, non lo so, da qualche parte, per fare un esempio estremo. È abbastanza chiaro il meccanismo, o vuoi che lo spieghi meglio? Sì, fammi qualche domanda. Sì, perché no, stavo riflettendo sulla definizione, cioè, hai parlato, no, di magari la tendenza di circondarsi, no, con persone con determinate caratteristiche, mm-hmm, che apporto a quelle che abbiamo noi, ma anche ha a che fare anche con uno stato di depressione, o non c'entra niente? Beh sì, può anche portare a depressione, non è detto però, perché ad esempio nel mio caso, quando ho cercato appunto questa vita eccentrica eccetera, non è che proprio fossi depressa, o meglio magari lo ero, però in una maniera contorta, perché in realtà ero molto attiva, anche molto, molto vivace da certi punti di vista. Però sì, ha a che fare anche in parte con la depressione, perché sicuramente ci fa stare male, ecco, crea un disagio alla persona. Però molte volte è un disagio di cui non siamo assolutamente consapevoli. Poi dipende che forma di lato oscuro, cioè quanto è profonda la cosa, o quanto è grave, perché poi ci saranno livelli diversi, no? A seconda di qual è la caratteristica che viene rimossa e di quanto è rimossa.
è un po' difficile dire sì, ok, è una forma di depressione, può portare alla depressione, io direi piuttosto così. Perché noi, diciamo, abbiamo comunque, intanto ti chiedo se questo lato ombra, ecco, chi più chi meno ce l'abbiamo tutti, e sì, se ce l'abbiamo tutti, ecco, che poi se vogliamo è quel buco nero a volte, no, la cui fuoriesce un po' di tutto, se vogliamo. Esatto. Che a volte abbiamo appunto paura di, anche di pensieri che magari ci arrivano per un frammento di secondo. Bravissimo, infatti è proprio anche questo, quei pensieri che noi non accettiamo, magari cioè, no, non è possibile che io abbia pensato una cosa del genere, e che invece sì, ci appartengono, e basterebbe accettarli, secondo alcuni psicoanalisti o comunque quelli che studiano queste cose, tipo Jung. C'è un'altra studiosa, tra l'altro una ricercatrice che si chiama Debbie Ford, che è proprio specializzata sul lato oscuro, è una terapeuta americana, e lei spiega molto chiaramente di cosa si tratta, e spiega proprio anche come individuarlo, come superarlo, molto in maniera molto semplice, quindi alla portata di tutti. E c'è sempre la tendenza, ecco, a ripudiare questa parte di noi. Sì, lo facciamo perché la società o comunque la famiglia e via dicendo ci insegna magari che determinate cose sono sbagliate, non so, da piccola mia madre mi insegna che l'arroganza, magari anche ragione in parte, è sbagliata, e quindi io cosa faccio? La rimuovo perché non l'accetto, no? Non accetto perché non va bene per la famiglia, per la società, per gli amici e via dicendo, quindi lo facciamo un po' tutti. Chi più chi meno, e su caratteristiche ovviamente diverse a seconda del contesto in cui siamo vissuti. Sì, lo facciamo tutti. Una cattiva notizia. E quando, anche perché appunto è un bagaglio che magari ci deriva dall'infanzia o comunque da questo retrogusto che ci hanno inculcato, quando noi riusciamo, ecco, a non perseguitare più questa parte che non accettiamo, diciamo che di colpo o quantomeno o anche in modo graduale cambiano anche le nostre esperienze? Sì, ci sentiamo meglio e sicuramente siamo meno frustrati, perché dal momento in cui accettiamo quella parte riusciamo anche a gestirla meglio. Faccio un esempio, mettiamo che io non accetto la mia ipersensibilità, ok, la rimuovo, non l'accetto, decido di condurre una vita completamente diversa rispetto a quella di una persona ipersensibile. Ad un certo punto mi accorgo che ho condotto quella vita per compensare questa caratteristica che ho rimosso, quindi accetto la mia ipersensibilità, ci faccio pace, e a quel punto la mia ipersensibilità può diventare costruttiva. Perché? Perché posso incanalarla magari in ambito professionale o in altri ambiti in maniera costruttiva, quindi la mia vita migliora perché finalmente riesco a stare bene con quella parte di me, che non vuol dire eliminarla, ma appunto renderla costruttiva, è proprio la parola giusta. E questo perché spesso ci si chiede, no, nella vita come hai detto all'inizio, no? A volte sembra di attirare certi tipi di persone come una calamita, quelle che in teoria non vorremmo attrarre. Sì, questo accade per il cosiddetto meccanismo della proiezione, ne parla molto bene Jung, ne parla anche questa Debbie Ford e molti altri. Noi lo facciamo sempre, cioè accade molto molto spesso questo meccanismo. Cosa succede? Che noi proiettiamo sulle persone che ci circondano la caratteristica nostra che non ci piace. In questo modo ce ne laviamo le mani, no? Perché non ci assumiamo la responsabilità di quella caratteristica, la proiettiamo sugli altri, diamo la colpa, incolpiamo gli altri di quella cosa. E succede spessissimo nelle coppie, ma anche in famiglia, anche fra conoscenti. Il giudizio, no? Quando diciamo ah, quella cosa lì mi dà un particolare fastidio, ecco, di solito stiamo proiettando, gli altri sono specchi di noi stessi, sostiene questo, secondo questa teoria, ovviamente, che non è verità assoluta, ma è il punto di vista di questi psicanalisti. Ed è un qualcosa che spesso abbiamo anche, però non ci sono le prove scientifiche, non ci potranno mai essere. Però effettivamente io lo noto spesso nella realtà, no? Anzi, io credo che bisognerebbe, e non è solo un insegnamento biblico, ma bisognerebbe, quando, diciamo, io provo a volte a fare questo esercizio, nel senso, quando ci si relaziona con gli altri,
cerco di, come dire, di fare un po' un rovesciamento delle parti, come se quella cosa la facessi a me stesso, no? Qualunque cosa sia, sì, perché l'altro è un riflesso, se vogliamo, no? Sì, è proprio così, è uno specchio di noi, anche nel positivo, non necessariamente nel negativo. Anche le qualità, si dice che anche le qualità positive che noi ad esempio stimiamo degli altri sono qualità che ci appartengono, ma che magari a volte non riusciamo a concretizzare, a mettere in atto nella realtà. Quindi non solo il negativo, non solo il lato scuro, vale anche il positivo. E c'è Nicola che nel nostro gruppo ci ha messo una foto con una citazione di Jung, che è: ognuno di noi è seguito da un'ombra, e meno questa è integrata nella vita conscia dell'individuo, tanto più è nera e densa. Ah, è vero, è proprio vero. Ma guarda, in realtà c'è una citazione simile, molto più semplice, in Peppa Pig, te la dico perché io ho il bambino piccolo. Guardi Peppa Pig, ti capisco. Sì, guardo Peppa Pig, esatto, e mi ricordo che c'era una puntata di Peppa Pig in cui dicevano i vari compagni, adesso mi ricordo i nomi di tutti, in cui dicevano: dell'ombra non ti puoi separare. È vero, vedi, anche Peppa Pig dice la stessa cosa di Jung ai bambini. C'è qualcosa di positivo in Peppa Pig, oltre a tutto quello, no, che si dice sui simboli, le cose, eccetera, no? Abbiamo letto tante in questi anni. Prima di sentire Paolo Franceschetti, che questa cosa dello specchio penso che lo stuzzicherà, ma lo teniamo ancora un attimo in naftalina, ma volevo chiederti, poi tutto questo e la nostra ombra, che cosa accade magari quando la nostra ombra si interseca con quella magari della persona con la quale abbiamo scelto di vivere anche una storia sentimentale, l'intreccio di ombre. È un casino. È un casino, perché io questo sono proprio esperta. Me li scelgo tutti sbagliati, quindi proprio sono no, è un casino, perché spesso nella coppia lo facciamo e ne siamo totalmente inconsapevoli, quindi andiamo a scegliere. Faccio proprio il mio esempio, perché tanto non c'è nulla di male. Io ho scelto spesso uomini conservatori, molto tradizionalisti, e io sono tutto al contrario del tradizionalismo nella mia vita quotidiana. Beh, adesso magari no, però prima sicuramente. E quindi cosa facevo? Non accettavo la mia parte conservatrice e andavo a cercarmi uomini così, però ovviamente ero arrabbiata quando li trovavo, non riuscivo a starci, infatti sono separata non a caso, non ce la facevo a rapportarmi, no? In realtà era una mia caratteristica, ma me ne sono accorta dopo anni, dopo tantissimo tempo, e così, e spesso funziona così, e spesso anche per questo poi ci sono separazioni e cose del genere, coppie che non funzionano. Boh, non solo per questo, però è uno dei motivi, sicuramente. E anche effettivamente spesso ci sono quesiti, no? Proprio perché magari abbiamo attratto persone che o non erano quelle, appunto, come nel tuo caso, no? Lontane, diciamo, dal modello che pensavamo di avere, e che poi a volte invece si rivelano come un modello anche compensatorio, sì, a una mancanza. Infatti è questo, o per contrasto, è proprio una compensazione, adesso ho usato il termine giusto, compensa la mia caratteristica, appunto, che non accetto di me stesso. La cosa che non si accetta a volte può essere anche un comportamento magari ripetitivo, un comportamento di cui a volte, no, possiamo anche non avere il controllo. Ad esempio, l'ho detto tante volte ormai, lo sanno tutti, legato, che ne so, compulsivo, volevo dire esattamente. Io ad esempio mi mangio le unghie, no? Faccio per dire, anche se adesso stiamo tentando un'altra strada, vedremo come andrà. Però ecco, è una cosa che ovviamente a livello razionale uno non accetta, no? Perché dice, perché se uno l'analizza dice: beh, è una cosa che non ha senso, no? Almeno, diciamo. Okay. E forse anche il rifiuto di comportamenti che certamente magari a volte sono negativi verso noi stessi, però rifiutandoli e basta, alla fine non si fanno, gli si allunga forse la vita di questi comportamenti. Sì, diventano mostri, diventano veri e propri mostri, questo è il problema.
perché non li rimuoviamo e quindi gli diamo in realtà potere, e questo è il punto. Guarda, io parlavo con delle madri tempo fa che mi dicevano che quando avevano i bambini piccoli, esauste, sai cosa vuol dire anche tu, probabilmente, sì, appunto, avere un bambino piccolo è veramente estenuante all'inizio, soprattutto, no? I primi mesi. E queste mamme normalissime, brave, normalissime, niente di particolare, mi hanno confessato che in certi momenti li avrebbero buttati giù dalla finestra. Cioè, ti rendi conto? È una cosa, capito, che uno sente e dice: queste sono fuori di testa, queste ammazzano. Non è vero, sono persone normalissime. Però il problema cos'è? Che in quel momento la loro, chiamiamola anima, chiamiamolo spirito, quello che è, gli sta dando un messaggio preciso, gli sta dicendo: fai troppa fatica, evidentemente, non lo so, hai bisogno di un aiuto, hai bisogno di supporto, stop. Questo gli sta dicendo, e noi dobbiamo cogliere questi messaggi, specialmente poi quando sono così, perché altrimenti si trasformano in mostri e veramente poi facciamo cose terribili. È importante prevenire, no? Prevenire, ascoltare queste cose e accettarle, soprattutto, perché se non le accettiamo, appunto, diventano mostruose. A quel punto è troppo tardi, no? Allora, un altro ascoltatore invece ci cita un personaggio che inseguiamo da tanto tempo, vedremo se prima o poi riusciremo ad averlo qua con noi, che è Salvatore Brizzi, del quale ho finito di leggere, e non solo a me ma anche al bambino, Il bambino e il mago, che è davvero un libricino molto carino ma anche molto denso di concetti. Marco ci scrive questa citazione: legge dello specchio, ci dà fastidio ciò che siamo, ci dà fastidio ciò che vorremmo essere, ci dà fastidio ciò a cui abbiamo rinunciato o ci è stato sottratto. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, è vero, è giustissimo, perché valgono tutte e tre le cose. Quello che ci è stato sottratto, perché appunto penso si riferisca a Brizzi al fatto che ha caratteristiche che magari appunto ci appartengono ma che non abbiamo potuto coltivare perché ci hanno detto no, non va bene, penso che sia questo, e anche tutto il resto, sì, concordo pienamente. Poi tra l'altro mi piace, anche a me piace molto lui, l'ho seguito un po', qualche conferenza e vari libri. Sentiamo Paolo, perché credo questa cosa diciamo degli altri come specchio ne avevamo parlato anche alcune volte, ma non mi ricordo se in radio o tra di noi, forse tra di noi. Mm-hmm. E è un approccio che non dovremmo mai perdere. Poi Paolo, magari se anche tu senti di avere questo lato oscuro o dove lo vedi in te stesso, se diciamo ne sei stato o ne sei consapevole. Allora, guarda Fabio, il lato oscuro, come abbiamo detto adesso, c'è in tutti, che lo riconoscano o no. Non è possibile proprio che non ci sia, no? In qualche modo. E il modo più rapido per riconoscere il proprio lato oscuro è osservare il partner. Perché quando le coppie sono tante, quasi la maggioranza si potrebbe dire, sono compensate con caratteristiche differenti, no? Ad esempio uno è estroverso, l'altro introverso, oppure l'uno conservatore e l'altro invece molto anticonformista, eccetera, questa cosa rispecchia sempre una parte dell'altro. E in questo modo poi si saldano e la personalità è completa. Non a caso si dice che nel rapporto di coppia, no, l'altra metà, si usa questa espressione per indicare il partner, no? Perché di fatto è vero, la maggior parte delle persone, siccome sono incomplete, si completano con l'altro. Infatti uno dei presupposti per la felicità di coppia è proprio quello che non ci insegnano, creando quindi presupposti per l'infelicità, ed è quello di abituarci non solo a stare da soli, ma anche a essere a eliminare o perlomeno a riconoscere, se non a eliminare, le parti oscure. Quando uno le proprie parti oscure le ha rimosse, oppure le ha riconosciute e riesce comunque a tenerla a bada, perché non è facile, quasi impossibile rimuoverle completamente, a quel punto si può rapportare con persone con cui condividere
una vita alla pari, e quindi guardare insieme nella stessa direzione anziché guardare in direzioni opposte e litigare sempre per diciamo per la posizione intermedia che si cerca di raggiungere nella maggior parte delle coppie. Quindi quando uno raggiunge una certa competenza di carattere, scompaiono le persone opposte, diciamo così. E io certo che ciò dei lati oscuri l'ho avuti, e erano proprio assolutamente palesi, insomma, cioè, sia nelle amicizie, nelle amicizie di cui mi circondavo, sia i partner, cioè le partner. E poi finisco con quest'altra cosa: l'ombra poi non ce l'hanno solo le persone, ce l'hanno anche gli stati, ad esempio. Quindi guardiamo gli Stati Uniti, no? Che cercano sempre gli stati canaglia, perché sono stati cattivi, sono stati dittatoriali, quindi bisogna fare la guerra a questi stati cattivi. Se guardiamo i morti, i milioni di morti che ha fatto gli Stati Uniti e il tipo di stato che hanno, che non è affatto democratico, è solo apparentemente democratico, si capisce come in realtà sia solo una proiezione esterna, no? Quindi il cattivo è sempre l'altro, insomma. E quindi c'è un'ombra che si estende non solo alle persone, ma anche alle entità, che poi sono ovviamente poi fatte dalle singole persone, che poi diventano un'entità a sé stante. Mi avevi detto, Paolo, anche al di là che puoi anche non dare particolari, ma insomma, ho fatto la domanda prima sulla depressione perché mi è tornato in mente quello che mi hai detto poi quando ci siamo visti domenica, delle tante persone che ti scrivono anche dopo che hai fatto il tuo famoso articolo sulla depressione sul tuo blog, e c'è stata anche un'altra recentemente, no? una signora che ti ha scritto e che dimostra come anche questo, a proposito di oscurità, sia un male oscuro che poi non guarda in faccia a qual è la propria estrazione di vita, estrazione sociale. È una cosa questa veramente trasversale, e per fortuna che diciamo trova un appiglio in te, magari in quello che scrivi, però fa anche riflettere quanto sia ormai pervasiva. Ma non è ormai pervasiva la depressione, è un fenomeno che c'è sempre stato, anche gli antichi romani, alcuni grandi scrittori lamentavano di essere depressi, insomma, no? O nell'antica Grecia. Non è un fenomeno di adesso, ed è un fenomeno di tutte le classi sociali, perché è proprio interno all'uomo. Tu puoi essere ricchissimo o poverissimo, e ovviamente il ricco darà la colpa alla propria ricchezza della propria infelicità, e il povero darà la colpa alla propria povertà. Però è un fenomeno che taglia trasversalmente tutti, da sempre, non adesso, perché viviamo in una società particolare. Anzi, secondo me, viviamo in una società che si è aumentato le possibilità forse di essere depresso per certi versi, però ha aumentato anche le possibilità di non esserlo, di cercare spunti di miglioramento e di contatto con persone che ti possono aiutare. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, viviamo pure in un'epoca, diciamo così, felice, insomma. Quanto a me, guarda, parlando della mia esperienza personale, allora in effetti io posso dire questo, no? Che io sono sempre stata una persona riconosciuta come molto allegra, cioè ho avuto sempre diverse persone attorno a me, fin da quando avevo 16 anni facevo il DJ, verso i 25 anni una volta feci con il mio migliore amico il conto di quanti mi consideravano il loro migliore amico, e vennero fuori tipo 27-28 persone, adesso non mi ricordo. Una cosa proprio stratosferica, cioè, infatti questo, il mio migliore amico Daniele mi disse: Paolo, ma cioè, com'è possibile che tutte queste persone ti considerano il loro migliore amico? Ma perché effettivamente avevo un carattere, cioè ho tuttora, però l'ho molto attenuato, insomma, un carattere particolare, e la maggior parte dei miei amici erano depressi, però quindi c'è un motivo per questo, no? E poi quando l'ho scoperto, le mie partner, non ne parliamo, erano tutte depresse. Quando io ho riconosciuto la depressione in me, che non veniva fuori perché la scaricavo sull'altro, in sostanza, io già ho cominciato a cambiare parte, nel senso, erano sempre meno depressi. E da quando, ormai da una decina d'anni, l'ho sconfitta completamente, posso dire che effettivamente le persone depresse come un tempo non mi si avvicinano più. Cioè non c'è proprio... continuo ad avvicinare tante persone, continuo ad avere rapporti con molte persone,
però non è più come un tempo. E le persone depresse che mi si avvicinano, che a me per certi versi, per la mia storia personale, mi affascinano in qualche modo, se sono seriamente intenzionate ad uscire dalla depressione, ne escono in pochissimo tempo, perché capiscono al volo quello che gli dico, fanno quello che gli dico applicando il metodo che ho utilizzato e ne escono immediatamente. Mentre un tempo non ne uscivano mai, io avevo sempre questi amici depressi che continuavano ad essere depressi e non facevano niente, magari andavano in terapia, facevano tanti percorsi, ma comunque erano sempre depressi. Questa categoria di persone adesso dalla mia vita è scomparsa, insomma, perché l'ho riconosciuta in me, l'ho gestita, l'ho allontanata di molto, ed ecco quindi che sì, è cambiata effettivamente la mia vita esterna, il mio modo di relazionarmi e quindi le persone che mi si avvicinano. Laura, non so se vuoi commentare, se no ti leggo un altro pensiero. Bruna ci scrive: l'ombra per definizione non possiamo né davvero rimuoverla, ogni tentativo ci si ritorce contro ed è per l'appunto solo un'illusione, anche se nasce come difesa psicologica, ma nemmeno secondo me possiamo pensare di portarla completamente alla luce. Per definizione ombra è inconscio ed è solo un tendere il volerla conoscere, però è fondamentale cercare di farlo, di redimere le belve inferocite nascoste in essa. Jung ha parlato molto nell'ombra, credo che Peppa abbia copiato da lui, dice ovviamente con una battuta. Effettivamente no, è il contrario, è il contrario. E ho visto che in uno dei tuoi articoli hai citato anche un altro ospite che doveva essere con noi qualche settimana fa, poi lo recupereremo, che è Bragadin, perché questo libro che ha scritto mi ha molto attratto, no? Il linguaggio segreto di segni e coincidenze. Che se vogliamo, non dico che anche questo può essere collegato, però certamente ci capitano, no, degli episodi che non possono essere, secondo me, casuali. Resta da capire se diciamo li abbiamo creati noi con il pensiero, o magari abbiamo in qualche modo intercettato qualcosa della materia, tra virgolette, che si sta per formare. Però al di là di quale potrebbe essere la spiegazione, sono le cosiddette sincronicità o coincidenze, è un qualcosa che comunque ci capita, no? E che forse è collegato anche a quello che attraiamo in base a quello che accettiamo o meno. Sì, sicuramente. Poi io sono convinta, perlomeno per la mia esperienza personale, che le coincidenze ci circondino continuamente. E in realtà anche Bragadin, nel libro che ho letto da poco tra l'altro, sostiene che proprio siano all'ordine del giorno. Ad esempio, non so se tu hai letto il libro, ma diceva che anche quando noi percorriamo la strada, una banalissima strada, e magari veniamo fermati dai carabinieri, dai vigili, oppure prendiamo una multa per divieto di sosta, anche questi sono, secondo la sua interpretazione, dei segnali che in realtà a livello simbolico si riferiscono alla nostra vita. Quindi, per esempio, appunto, il divieto di sosta, la multa, indica che c'è qualcosa che non funziona, ho commesso un'infrazione, ma a livello esistenziale. Bragadin, se non sbaglio, ne dà un'interpretazione divina, cioè dice c'è il divino che influenza, in qualche modo va, condiziona il quotidiano e ti lancia questi messaggi. Io di questo non sono del tutto convinta, se devo essere sincera, nel senso che penso che forse siamo noi stessi attraverso, non lo so se l'inconscio o cos'altro, a influenzare la realtà e quindi a fare in modo che questi messaggi ci autoarrivino in un certo senso. Sta di fatto che comunque sicuramente ci sono, almeno dal mio punto di vista ci sono e ci arrivano continuamente, solo che noi spesso non ce ne accorgiamo perché appunto non siamo abituati al linguaggio di tipo simbolico. Sarebbe importante abituarsi. Certo, che invece è un linguaggio molto importante. Sì. Bene, Laura, io però prima di salutarti mi è incuriosito anche come ti presenti, no? Chi sono e chi ero sul tuo sito, no? Anche il risvolto dell'antropologia, perché hai avuto a che fare con il mondo del circo in qualche modo?
sì, ho avuto a che fare parecchio, perché io ho studiato per un po' di tempo antropologia, anche se poi quel percorso di studi non l'ho concluso. Mi sono appassionato dei Rom, ho vissuto a stretto contatto con i Rom per tanto tempo, e poi da lì sono andata appunto al circo, perché avevo un'amica che ci lavorava, e ho vissuto anche al circo, al Moira Spey, al Medrano, al Vienna, eccetera, per un anno più o meno, non tantissimo tempo. Comunque ho girato con il circo e ho vissuto proprio a stretto contatto con queste comunità. E che cosa, ecco, che cosa ti ha colpito? Beh, mi ha colpito lo stile di vita, che sicuramente è comunque insolito, perché c'è uno stile di vita che per noi, tra virgolette, sedentari è veramente strano, anche se a me piaceva molto il nomadismo, io mi ci trovavo bene, però è strano perché ti sposti continuamente, le classiche cose che si sanno, però effettivamente poi viverlo sulla propria pelle non è come sentirne parlare. E poi, beh, devo essere sincera, io al circo non tornerei più, per un motivo, perché il circo comunque ha una logica, secondo me, abbastanza controversa, nel senso che è un mondo veramente a parte, con delle leggi a sé stanti, con regole a sé stanti, che non sono, secondo me, il massimo dell'etica, almeno dal mio punto di vista. E quindi non lo so, io penso di aver fatto questa esperienza proprio perché in quel periodo della mia vita ero davvero davvero, come si può dire, presa dal mio lato oscuro, questo aveva proprio il sopravvento su di me, e quindi queste esperienze servivano comunque per farmi contattare determinate parti di me stessa. Non le rinnego, ne sono anche felice perché mi hanno anche dato molto, però sì, non le rifarei, dico la verità. È un mondo molto particolare, anche molto ingiusto per certi versi. Certo. Non solo nei confronti degli animali, mi riferisco in generale, è un mondo ingiusto perché ci sono anche delle logiche interne che non rispettano niente, e questo non va bene dal mio punto di vista, perché un minimo, insomma, serve. Ci sono delle regole, ma sono delle regole che per noi, almeno per noi occidentali, abituati come siamo alla legge, al rispetto di determinate cose, non sono concepibili. Questo, chi mi sentirà del circo probabilmente ma tanto non credo sia un nostro ascoltatore, non credo sia però un nostro ascoltatore, è vero. Non è vero, cosa devo dire, se scopriamo che ci ascolta anche dal circo, insomma, sarebbe incredibile. Un'altra cosa che adesso mi è venuta in mente, perché c'è questa esperienza, ma che non accomuna solo noi, ma in tanti che magari ci ascoltano, è quella di chi si trova appunto anche a fare il genitore, magari di bimbi piccoli, e insomma, i quesiti dentro di noi sono tanti, no? Perché poi chissà se già in quel momento si forma un'ombrina dentro di loro, perché ovviamente anche chi conosce, no, i mondi che conosci tu, che ha approfondito certi settori, ovviamente si cercherà di dare un'impronta, no, a questi bambini, quindi saranno magari sicuramente magari diversi rispetto a chi non ha genitori, forse, che ecco, si interessano a certi campi, però insomma il modo di approcciarsi a loro, insomma, rispetto anche a un mondo che va invece in modo spesso opposto a quello che vorremmo, anche questo è un bel contrasto interiore, no? Come approcciarsi a loro. Sì, è molto difficile. Io per ora il mio bambino è ancora molto piccolo, 2 anni qualcosa, quindi non è ancora il momento, però sicuramente arriverà. E io penso una cosa, voglio essere sincera, questo è il mio, cercherò a mio modo, penso che questo sia giusto, di spiegare le cose con la massima sincerità e con la massima trasparenza. Questo credo sia importante. Ovviamente non è che potrò raccontargli tutto per filo e per segno, non è il caso, però in linea di massima, in via generale,
sì, voglio che lui sia consapevole, ecco, e voglio, credo che la trasparenza sia la cosa più importante, perché poi gli dà gli strumenti per capire, no? Per capire e per fare anche delle scelte in maniera poi autonoma. Poi non lo so, magari cambio idea, fra 2 anni diventa grande, mi fa il pistello e cambio totalmente e rinnego tutto quello che sto dicendo, però per ora la penso così. Laura, io ti ringrazio molto di questa bella chiacchierata e ti seguiremo nel tuo sito inyoungtherapy.it. Esatto. Il sottotitolo è Viaggi interiori fra luci e ombre. Esatto. Laura, grazie e grazie a voi, un abbraccio, grazie a presto. Mille. Grazie ciao, mille, Laura. Ciao. A tutti. Ciao. Ciao, saluta anche Paolo. Ciao, 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 ciao. Grazie mille, ciao Paolo. Allora, sono le 23:46, prima di voltare di nuovo pagina, c'è una dedica per te Paolo, sai? No, è una cosa seria, le cose diciamo scemotte le rimandiamo più tardi, seria nel senso che non c'è niente da ridere insomma in questo momento, premesso che a volte si ride anche di cose che non hanno senso, te la dedica Marcello. Perché è un brano di Neil Young, ti dice niente? Beh, Neil Young sì. Quale potrebbe essere un brano che ti hanno dedicato? No, questo non lo so perché sono anni che non sento un brano di questo autore, quindi non saprei. Se ti dico che la seconda parola è mama? Non lo ricordo. Vabbè, te lo faccio sentire. Intanto Border Nights e chiocciola webradionetwork.eu per scriverci. E stavo pensando, ma senti Paolo, ma perché non ci trasferiamo un attimo su Skype sull'altro account? Ma dai, allora non c'è il blocco, meno male, quindi tra pochi minuti, cari amici, per chi vorrà parlare direttamente con Paolo live, potrà collegarsi su Skype e chiedere il contatto a Border Nights e chiamarci all'account Border Nights e proprio farci la telefonata Skype, e risponde Paolo in diretta, quindi se volete parlare direttamente con lui, fare domande, riflessioni, intanto Paolo si prende questa dedica.
Allora, gara dedica per Paolo, lui si prende anche queste idee. C'erano anche per me, ma è dello stesso autore. Adesso magari ringraziamo Marcello, la prossima settimana facciamo ascoltare anche l'altro brano, 23 e 51, dimmi. Marcello chi? Quanto ne vuoi, se vuoi il codice fiscale, che cosa vuoi? Marcello? No, La partita IVA è sufficiente. No, vabbè. No, scherzo, no, perché volevo sapere se è Marcello il mio amico oppure... Che ne so se è Marcello il tuo amico. Come ha firmato? Ha firmato Marcello il suo amico? No, ha firmato un abbraccio. Ok, comunque grazie. Marcello P, va bene? Ok. Beh, no, perché non utile fare nomi, eccetera. Allora, siamo su Skype, account Border Knights. Poi tra un po' ascolteremo anche l'intervista di Stefania, Paolo. E questa sera mi sa che hai bisogno un po' di quel caffè, come si chiamava quel caffè che prendevi? Al Ganoderma, ma caffè lo sto prendendo, lo sto bevendo. Fatti una flebo perché ti sento un po' cadente. Sono un po' stanchino, ma insomma. Bravo, adesso ti tiriamo su. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo dire. Oh, intanto ho letto una cosa del maestro di dietrologia che ha scritto che praticamente è stato bannato dalla pagina di Rosario Marcianò. Non so se hai letto, Paolo. Sì, l'ho letto. Dov'è? Lo voglio leggere anche a chi. Ecco, dopo aver cercato di spiegare le incongruenze dei negazionisti sugli attentati di Parigi, Marcianò mi ha bannato dal suo profilo e pensare che ero stato molto tranquillo e amichevole. Con l'altro mio profilo ho letto i suoi nuovi, secondo maestro di etologia, deliri sul fatto che il babbo della Solesin, la ragazza morta fino a prova contraria negli attentati, nell'assalto al Bataclan, sarebbe in realtà Angelo Nigrelli, debunker del CICAP che lo perseguita da anni. Sostiene pure che la Solesin sia alle Maldive a nostre spese. Insomma, adesso veramente si casente, ha veramente il ridicolo, no? Sì, beh, effettivamente è stato, perché addirittura dovrebbe avere una pazza data in diretta nazionale, poi e poi sarà le Maldive, cioè, non lo so io, trasecolo. Ma guarda, Fabio, l'atteggiamento di Marcianò ovviamente sembra ridicolo a vederlo così, e di fatto lo è, però è diciamo l'estremo opposto dell'atteggiamento di quelli che cercano a tutti i costi di diciamo di confermare la realtà ufficiale, che si aggrappano a tutto. Sono altrettanto ridicoli, è che noi siamo abituati al ridicolo della realtà ufficiale, quindi il ridicolo complottista ci fa ridere un po' di più, però sono i due estremi opposti, e all'estremo opposto, quella della realtà ufficiale, ce ne sono molti di più, e quella è un po' la differenza. No, io dico però una cosa, no? Nel senso, tu sei un, diciamo, a prescindere dal merito, no? Cioè nel senso della bontà o meno delle ricerche, anzi noi l'abbiamo anche apprezzato quando è stato nostro ospite e ha parlato, insomma, del suo campo, no? Comunque sei, diciamo, la tua massima conoscenza è riferita al fenomeno delle cosiddette scie chimiche, no? Quindi quello che io trovo a volte stonato è perché bisogna avventurarsi, come tu giustamente, Paolo, spesso, no? Tu dici: io non sono un esperto di, ne so, di politica internazionale, di geopolitica, di che ne so, di altri temi, o di ufologia, insomma, di temi che così ti possono interessare, però non sei come posso dire, non li conosci così a fondo tanto da, diciamo, prendere posizioni nette o fare anatemi, eccetera. Quindi quello che mi chiedo, ecco, perché se uno appunto è esperto in un campo, perché sconfinare con la stessa sicurezza anche in altri campi, no? Senza ovviamente avere avuto neanche il tempo di studiarli, perché o comunque quello che studi è quello che tutti noi vediamo e che leggiamo, vediamo, eccetera, ma non è che analizzando quello quello ci permette, no, di avere un'idea da vicino, reale, no, di quello che può essere accaduto. Quindi è anche questo, diciamo, che al di là del fatto in sé, che penso che appunto si commenta da solo, e mi dispiace perché poi magari questo va poi a
inficiare magari anche il resto che dice, no? E quindi è proprio quello che non dovrebbe fare, no? Ma guarda, io non credo che ci sia nessuno che sia esente, diciamo, da una parte più o meno ampia di critica. Allora, sì, ci sono persone più equilibrate che io conosco in cui obiettivamente si possono trovare pochi punti deboli. Non so, io una delle persone che stimo di più è Fausto Carotenuto. Nonostante questo, ci sono dei lati che critico fortemente, ma è la persona forse che critico, è tra le persone, diciamo, che critico di meno, perché è comunque molto intelligente, contenuto, eccetera. La maggior parte però delle persone che fanno informazione, eccetera, non hanno questa caratteristica. Bisogna sempre, siamo noi, insomma, che dobbiamo prendere quello che dicono e darci una tara. Tra me e te spesso discutiamo di Gabriella Carlizzi. Scusa se qui ti faccio notare quindi una cosa, ne parliamo anche tra me e te, anche tu tendi a dire ma quelli ha detto quella cazzata, quindi è tutto sbagliato. No, ogni cosa va vagliata, quindi avrà detto una cazzata da una parte, però poi alcune cose sono valide. È ovvio che più cazzate dici, più ti esponi chiaramente al ridicolo e a poi non essere preso sul serio su tutto, però è una cosa che bisogna fare con tutti, cioè non c'è una persona che è esente da questa necessità di vaglio critico, insomma. Ad esempio, che ne so, io, vabbè, non è mai inutile fare esempi, insomma, hai capito il discorso generale, insomma, no? Sì, no, io dico solo che non è che giusto per precisare, no? Senza entrare troppo nel merito, è che nel caso che tu hai citato di Gabriella Carlizzi, che io non ho conosciuto, al contrario tuo, quindi tu hai già un punto di vista chiaramente diverso rispetto al mio, quindi la mia è una conoscenza così abbastanza superficiale, basata su quello che si legge, eccetera. Mi è stato riferito una cosa che diciamo, di una foto che lei aveva spedito a un giornale e che lei sosteneva essere la prova, insomma, di un qualcosa legato al mostro di Firenze. E in questo giornale poi invece hanno appurato che era un fotomontaggio, insomma, anche abbastanza, siccome non ho motivo di credere che anche perché chi mi ha detto questa cosa non conosce i collegamenti che io ho con te e quindi di fatto con lei, e quindi non aveva motivo di dirmi una cosa del genere, il fatto che possa aver diciamo inviato una foto del genere dicendo che si trattava di un determinato fenomeno, ma che invece è venuto fuori, insomma, che era sempre prendendo per buono ovviamente quello che mi è stato riferito, un fotomontaggio, è chiaro che questo inevitabilmente mi apre una serie di interrogativi, sia del perché abbia fatto questo, quante volte l'avrà fatto, e quindi chiaramente fai delle valutazioni così, in cui cerchi di soppesare poi, no, il tipo di personaggio, ovviamente soggettivo. Ma la cosa vale per Marciano, che ha fatto cose simili. Infatti quello ho detto prima. In passato, e la stessa cosa vale per tante persone, perché poi alla fine si casca un po' talvolta per mantenere il tuo personaggio. Ho capito, ma tu non hai mai fatto un fotomontaggio, no? Penso, immagino. Ah, beh, no. No, ecco, quindi adesso non mi puoi dire che tutti fanno i fotomontaggi, insomma. No, ma a parte il fatto che Fabio su questa quella storia andrebbe verificata ulteriormente, non è che perché uno te lo dice non ha interesse a dirti, sì, una palla, diciamo che non è sì, vero, però me l'ha detto una persona che non è che me l'ha detta uno qualunque, insomma. Vabbè. Comunque, vabbè, mio cugino mi ha detto tante cose interessanti, però insomma. Vabbè, è chiaro che lo so che se fosse vero poi potrebbe far cadere tante cose, quindi capisco che lo so, però no, Fabio, non è questo il discorso. Sì, è anche questo. Io per primo so la Carlizzi dove poteva sbagliare, perché ha detto su di me, su cose che sono capitate a me e a lei contemporaneamente, ha detto una cosa completamente diversa. Quindi non è che io cioè sono il primo testimone della attendibilità della Carlizzi, che andava valutata di volta in volta, quindi è un'altra cosa quella che dico, cioè capito, cioè non è che fa cadere, è questo il discorso sbagliato, infatti, che ti dico che è sbagliato, è anche quello che fai tu, cioè nel senso, non è che perché uno fa una cazzata si smonta tutto quello che è stato fatto precedentemente, cioè paradossalmente anche Paolo Attivissimo, che sicuramente fa più cazzate rispetto a cose serie, nel senso che tutti i suoi articoli sono tutte bufale sostanzialmente, no? Lui fa lo smontatore di bufale, quindi
Quindi l'11 settembre è perfettamente reale, è stato Bin Laden, eccetera. Però ogni tanto anche lui dice delle cose serie e vere e che sono, diciamo, da prendere con le molle. Ogni cosa va verificata. Questo è, non è, allora siccome c'è la cazzata, allora mi pongo una serie di interrogativi su tante altre cose. No, cioè, siccome ha detto una cazzata, così come va fatto sempre, comunque va verificato tutto e va verificato anche delle persone di cui ti fidi. Non so se mi spiego, anche se io mi fido di te, ma verificherò sempre quello che dici, perché non perché non mi fidi di te, ma perché tu potresti sbagliarti per qualche motivo, io dovrò sempre verificare quello che tu dici in qualche modo, insomma, e se possibile entro certi limiti. Così come di persone che stimo tantissimo, verifico, e tante volte mi può capitare di dire no, questa è proprio una cazzata, una, e non mi smonta tutto quello che però ha detto in precedenza. Guarda, faccio un esempio proprio concreto, no? C'è Fausto Carotenuto, che è la persona che stimo di più, che parla sempre male dei gesuiti. Questi gesuiti, insomma, sono comunque a capo un po' di tutto. Mi sono messo a cercare, a studiare la storia dei gesuiti, a cercare di capire. Secondo me quella è proprio una, diciamo, come dire, è una falla nelle sue ricerche, nella sua visione, ma grossa come una casa. Non perché i gesuiti siano buoni, stimabili e tutto quanto, per carità, ne hanno fatte di cotte e di crude, però non sono quello che dicono, cioè non è il vertice del potere mondiale, ma manco per niente, cioè non sono proprio neanche a livelli, diciamo, come dire, la vulgata complottista che li mette. Non ho mai capito poi il perché, ma approfondendo poi in realtà ho anche capito il perché, ma sarebbe troppo difficile, troppo lungo, insomma, da discutere. Però questo non significa che però allora mi pongo una serie di domande su altre cose, no, per carità, il 90%, il 95% delle cose che ha detto sono giuste, ma io ogni volta che lui dirà una cosa comunque la verificherò. Capito, ha detto la cazzata, quindi io traggo delle conclusioni. No, ha detto la cazzata, punto, quella cosa è una cazzata. Poi certo, ci sono delle persone che ne dicono talmente tante che alla fine sei costretto a chiudere i rapporti. Non so, faccio l'esempio di Paolo Ferraro. A un certo punto è troppo, insomma, quello che dice di sbagliato e non si riesce a stare dietro. A un certo punto chiudo completamente i contatti, ma ciò non significa che anche lui non dica molte cose giuste, insomma. No, io capisco il tuo punto di vista, quindi hai in parte, secondo me, ragione, insomma. Poi il fatto che comunque questo non vada a, come ti posso dire, a poter fare delle valutazioni, secondo me a volte si fanno anche delle valutazioni in base in base al tipo di cosa che ha fatto, anche perché di solito nella vita di tutti i giorni fai così, poi se non lo fai in questo campo non lo so, però di solito uno fa così, no? Allora, vediamo di leggere delle cosette. Allora, vediamo, fammi vedere da cosa partiamo. Partiamo da Jacopo. Il fatto... Ah no, ma qui lui mi parla del caso di prima. Dicendo perché l'anonimato, ma in realtà non è anonimo, perché poi, insomma, sono denunce che ha fatto anche io, l'ho chiamato col nome di battesimo, ma insomma è una cosa abbastanza, diciamo, è venuto fuori anche col suo nome. Quindi il fatto che gli hanno mandato dell'antrace per ucciderlo fa molto contrappasso. Rompi i coglioni per l'amianto che ti uccide i polmoni avvelenandoti. Questo lo insegna Paolo a Border Nights sul suo blog. Ma allora Paolo, perché a questo ex operaio provano a ucciderlo in un modo così dispendioso? L'antrace non si compra in farmacia e non è facile farlo, sempre che fosse antrace, non fosse in altre sostanze. Solo i servizi segreti, di solito, come tu insegni, operano con simili modalità. Ma per un ex operaio che rompe i coglioni con denunce, senza offese per la persona e solo per specificare, è una modalità troppo sofisticata. Dunque, Paolo, dove sta la fregatura? Beh, no, io non credo che sia una modalità troppo sofisticata. Dobbiamo considerare che se uno rompe le palle a determinati poteri, questi hanno in automatico una serie di mezzi che sono, per la gente comune, molto sofisticati, ma per questa gente no. Che ne so, anche manomettere una macchina è una cosa da professionisti, ci vogliono degli esperti, anche perché va manomessa normalmente quando è in un parcheggio, quando è
comunque in una zona in cui potrebbe essere vista, quindi ci sono delle tecniche anche per manomettere le macchine, non solo di tipo meccanico ma anche proprio di tipo logistico, per come bisogna agire, no, nell'ambiente circostante. Eppure spesso si fa a persone anche che sembrano apparentemente comuni. Ci sono delle vere e proprie agenzie che operano sul territorio nazionale e che sono dislocate in tutte le città praticamente, e che agiscono su commissione senza neanche sapere il perché. Sanno solo che a certi poteri devono rispondere, quindi gli commissionano l'incidente d'auto a Tizio e loro lo fanno, gli commissionano la cosa all'Antrace e lo fanno. Non c'è niente di strano in questo, insomma. Allora, andiamo a leggere un altro messaggio. Siamo su Skype, carissimi, quindi se volete chiamare Paolo, che non morde, come quelli che ci hanno parlato in passato, potete chiamarci su Border Knights, l'account è Border Knights, chiedeteci il contatto e parlate, ovviamente chi lo vuole fare. Davide, in uno dei suoi libri l'avvocato Franceschetti parlava del delitto di via Colvera a Pordenone 1988, in cui venne uccisa la babysitter Anna Laura Pedron. Nei giorni scorsi ho letto alcune righe su un quotidiano locale in cui si parlava di una singolare coincidenza emersa nel corso delle indagini, di cui io non avevo mai sentito parlare, e volevo sapere se Paolo ne era venuto a conoscenza in qualche modo durante la stesura del suo libro. Ho notato che molto spesso i giornalisti si lasciano sfuggire le notizie più interessanti infilandole in articoli a margine della pagina, quasi come se non si rendessero conto della reale portata di queste rivelazioni. Mi spiego meglio. La sera del 26 novembre c'è stata un'operazione antiterrorismo a Pordenone in seguito al presunto avvistamento del famoso terrorista di Parigi di nome Salah. Due giorni dopo, sul Messaggero Veneto, è uscito questo articoletto a fondo pagina, a margine dell'articolo principale, sulla ricerca del terrorista. In questo articolo si parla di altre false segnalazioni, come quando nei primi anni Ottanta le ricerche di Roberto Calvi si concentrarono a Pordenone in seguito alla segnalazione di una prostituta che giurava di averlo incontrato, e si parla appunto anche di Anna Laura Pedron, in queste righe che riporto testualmente. Nel 1988, invece, un'inquilina dello stabile in cui venne uccisa la babysitter Anna Laura Pedron, che soffriva di una patologia che delimitava le capacità di intendere, disse di aver visto una persona nello stabile all'ora dell'omicidio. La portarono in questura, le sottoposero 5 fotografie e lei riconobbe senza esitare quella di un poliziotto in quel momento in servizio. Vorrei chiedere a Paolo: 1. Aveva già sentito questa storia della testimone nel corso delle sue ricerche durante la stesura del libro? Assolutamente no. 2. Se non era una testimone attendibile, come ci viene fatto intendere dalla descrizione fatta dall'autore dell'articolo, perché le hanno mostrato le foto? Forse per verificare con quanta sicurezza fosse in grado di riconoscere il loro collega? Certo. 3. Durante i confronti all'americana si è soliti inserire un intruso pescato tra dei figuranti o tra poliziotti presenti in questura per verificare la serietà del testimone, ma non è strano che sia stato riconosciuto proprio il poliziotto? No, perché probabilmente queste operazioni sono fatte da apparati deviati della polizia, dei carabinieri. Oppure sono agenzie specializzate. Normalmente come copertura hanno delle agenzie di investigazioni molto sofisticate, molto apprezzate nel luogo, eccetera, che però fanno anche altro, perché sono al servizio, tra virgolette, degli organi deviati, perché non credo che si possa definire altrimenti, dello Stato. Quindi cioè io quando c'è un delitto del genere, il primo ambiente dove andrei a cercare è quello della polizia, dei carabinieri. Cioè è il primo, è la cosa più, un tempo mi sembrava strana, no, questa cosa, ma adesso purtroppo quando c'è un omicidio che rimane irrisolto, che è eseguito con una modalità sofisticata, eccetera, quello è il primo ambiente in cui penso di cercare, anche perché poi tra l'altro è l'unico, diciamo, prendere delle persone dell'apparato deviato di carabinieri e polizia è il modo più sicuro per farla franca in qualsiasi caso, anche nel caso di imprevisti, ad esempio, perché
bisogna considerare che quando si fanno queste operazioni cioè sono una serie di variabili che non sono sotto il controllo totale, no, di chi compie l'operazione. Quindi l'imprevisto come lo gestisci? Lo gestisci precostituendo di vie di fuga, precostituendo di scuse, precostituendo una serie di variabili. Niente di meglio per parare tutte le possibili variabili che queste cose siano fatte da poliziotti e carabinieri. Perché? Perché nel momento in cui per esempio una pattuglia stesse lì per caso e quindi si imbattessero in qualcuno dei loro, loro potrebbero dire no, siamo qua per servizio, questi non avrebbero nessun sospetto, e ecco fatto che la cosa passa in campana. È un po' come succedeva nei delitti del mostro di Firenze, no? C'erano almeno in alcuni proprio un cordone di forze dell'ordine a protezione degli assassini. Perché? Perché quando si avvicinavano i poliziotti e i carabinieri in borghese che battevano la zona facendo finta di essere finte coppiette, nel momento in cui trovavano i loro se ne andavano senza sospetto, cioè va bene, qui ci siete voi, quindi siamo tranquilli, e cambiavano zona. Altrimenti il mostro non avrebbe potuto agire, specialmente dopo i primi delitti, assolutamente senza controllo, muovendosi tra tutte le forze di polizia dei carabinieri che in quel periodo pattugliavano, addirittura molti facevano lo straordinario senza essere pagati, solo per prendere il mostro. Si fingevano coppiette, andavano a battere, facevano proprio un servizio vero e proprio di volontariato e di straordinario per poter incastrare questo mostro. Quindi come faceva questo mostro a farla sempre franca e a essere sicuro che l'avrebbero fatta franca? Appunto in quel modo. Adesso ho anche sentito poi infatti la testimonianza di un gruppo di non posso dire tutti i particolari, se no dovrei dire chi me l'ha detto, come eccetera. Comunque una volta beccano uno dei personaggi eminenti, no, che aveva appena commesso il delitto, e lo ferma una pattuglia che sta facendo un posto di blocco all'improvviso, lo rimandano subito via, perché tutto potevano pensare tranne che fosse coinvolto nel delitto. Tra l'altro il delitto c'era stato, ma non era stata ancora data la notizia, quindi era a 1 o 2 ore dal delitto. Poi l'indomani mattina questa pattuglia ha detto: ma come, abbiamo fermato tizio proprio nel luogo del delitto, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto, ma com'è questa cosa? E si sono un po' insospettiti. È stata una delle tante testimonianze che ho raccolto, insomma, che poi mi hanno fatto convincere, no, per appunto la veridicità della versione per cui fosse Vigna uno degli esecutori eccellenti di questi delitti, insomma. Ma una cosa che non è venuta fuori adesso, nel senso, questa la sapevi da diverso tempo. Sì, questa qui no, ma ho raccontato come esempio la modalità, no? Quindi è la modalità più insospettabile in queste cose, far agire proprio agenti delle forze dell'ordine. Quindi sono tanti, le personaggi che magari fanno, secondo questo tuo racconto, che fanno ancora forse parte delle forze dell'ordine o ne hanno fatto parte, quindi decine di poliziotti che sapevano questa cosa. Quale cosa? Scusa, stiamo parlando di Udine o di... No, di Firenze, dico. Ah, sì, certo, come no. Sì, di persone ce ne sono parecchie. Io, infatti, la cosa, quando mi dicono ma tu come fai a... Io ovviamente ho raccolto una serie di elementi, però siccome gli elementi possono portare pure a false piste o possono essere messe, sulla tua strada per portarti in una direzione sbagliata, e invece gli elementi più importanti che ho raccolto sono le conferme dalle persone che lavoravano lì e che hanno potuto cogliere dei dettagli che, tra l'altro, in alcuni casi, alcuni dettagli loro non se li sapevano neanche spiegare, li spiegavo io, però. Così come mi hanno raccontato uno dei personaggi coinvolti, ad esempio, dice: sì, bravissima persona. Quando c'è una cosa strana, però, mi hanno detto all'interno della questura di Firenze, dice, quando c'è un organo di un cadavere che è spappolato, lo riconosce sempre. Questo è un pancreas, questo è un fegato, cioè meglio di un medico legale. Chissà come fa, so io perché, cioè chi opera
esotericamente su parti di cadaveri, spesso li sa riconoscere meglio di un medico chirurgo, insomma. Ecco che questo particolare, per esempio, mi ha illuminato su tante cose, insomma, su un particolare soggetto nominato da Giuttari nei suoi libri. Andiamo avanti. Ciao a tutti, vi scrivo dal Veneto. Ho scritto a tante persone e nessuno mi ha mai saputo dare una spiegazione. Ho scritto anche a un professore della Sapienza, ma ovviamente la scienza non sa dare spiegazione a ciò che appartiene al mondo dell'irrazionale. Mi rivolgo a voi perché ospitate personalità importanti che sicuramente saranno disposte a darmi una spiegazione. Ho tentato di contattare il professor Malanga, ma so che è impossibile, quindi credo che abbiate anche altri ospiti che riusciranno a dare un'interpretazione. Vi ho allegato alcuni miei sogni che faccio e che sono alquanto strani. So che non sono l'unica, ma sarei curiosa di saperne di più. Il mondo onirico è per me di grande fascino, quindi il fatto che si associ a fatti che poi accadono mi incuriosisce. Da quando è morta mia nonna, circa 5 anni fa, ho cominciato a potenziare le capacità di sognare eventi che poi si realizzano. Il fatto è che si manifestano sotto forma di viaggi tramite mezzi di trasporto. Mi sono poi trovata in navicelle spaziali con una donna che andava a combattere con un aereo che non esiste ancora. Ho sognato di viaggiare in pullman in un deserto e di vedere sfere gommose viola che sono poi state ritrovate in Arizona. Sogno in lingue straniere, soprattutto inglese e tedesco. Io di inglese so giusto le parole base che mi permettono di arrangiarmi quando faccio qualche viaggetto. Il tedesco è come arabo. Ho sognato anche un uomo che parlava una lingua che sembrava aliena. Sogno facce di alieni disegnate sui muri. Premetto che la televisione non la guardo più. L'unica cosa è che dall'età giovanile soffro di epilessia parziale complessa e quindi ho spesso crisi di assenza. Le crisi temporali, per chi le conosce, portano a blackout di secondi con confusione post-critica. Ci sono déjà vu, il già vissuto, per cui si vedono cose che apparentemente si sono già viste. Per il resto sono normalissima. All'inizio pensavo che i sogni fossero dovuti ai farmaci, poi dato che mi appare anche mia nonna e poi i sogni sono articolati e complessi e non avvengono tutte le notti, mi sono dovuta ricredere. Almeno in questo caso non fanno danni. Mi piacerebbe anche sottopormi ad ipnosi regressiva, ma nessuno è disposto a farmela. Vi prego di non far leggere la mail alla Mereu, perché so già cosa risponde. Le ho scritto nella speranza che mi desse un'opinione relativamente alla mia patologia e, pur essendo consapevole dei limiti enormi della medicina tradizionale, non credo che si possa liquidare una persona con una frase. Credo che per fare diagnosi una persona vada ascoltata. So che con la medicina tradizionale non guarirò mai, ma neanche con i fiori di Bach. Le malattie neurologiche come la mia, che hanno alla base malformazioni ippocampali e focolai temporali, non si possono trattare alla stregua di un brufolo o di un'unghia incarnita. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere risposta. Ecco, io quello che posso fare per questa persona, ora poi non so Paolo che cosa ti ha sprigionato questa lettura, diciamo che abbiamo un paio di persone, anche ovviamente in modo privato, a cui magari possiamo girare questa email. Una è stata nostro ospite, un'altra invece no, però ci segue da tempo e si occupa proprio di ipnosi regressiva, e quindi magari giriamo l'email a questa persona o all'altra, insomma indistintamente, vediamo se ti può aiutare, cara Mara. Paolo, ti senti di dire qualcosa? Ma mi senti intanto? Perché sì, non ti sento. Ah, ecco, perché non riesco a vedere se ho il microfono aperto o chiuso. No, io mi sentirei di dire a Mara di non sentirsi anormale per questi suoi lati del carattere. L'epilessia, a quanto ho potuto capire negli anni, è in realtà non una malattia come così come la descrivono, ma è una specie di cortocircuito che fa il cervello, perché la persona è una specie di ponte tra due mondi, tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno, e talvolta è una sorta di tilt tra questi due mondi, quindi bisogna integrare le parti della propria personalità, non integrare, fare un percorso che, per cui si può comunque poi acquistare un certo equilibrio. Ora non mi viene in mente cosa gli potrei consigliare, però certamente di fare proprio una ricerca su se stessa e di migliorare sempre, come mi sembra che poi sia intenzionata, per capire
quelli che apparentemente sembrano problemi, che messaggi sono e cosa deve capire da questi messaggi. Cari Fabio e Paolo, Capital City sta arrivando. Con la scusa del terrorismo vogliono censurare e bannare il web. Da Repubblica di sabato 28 novembre. I siti web saranno periodicamente sottoposti a controlli da parte delle forze di polizia dei paesi europei. Quelli ritenuti inopportuni o pericolosi potranno essere rimossi o censurati a discrezione degli inquirenti. Ora è chiaro che i giornali, dice Jacopo, i media mainstream in generale vogliono creare il caos. Non dobbiamo cadere nella paura che porta al lato oscuro della forza, come insegnano i Star Wars. La paura genera ansia, frustrazione, rabbia, sofferenza, odio e rancore. Vogliono reazioni violente negli ascoltatori di Border Knights, ma solo da noi, che oramai hanno capito che queste proposte incanalate verso il loro terrorismo etero diretto non serve ad altro che a far fuori i siti di controinformazione. Ci controllano e sorvegliano da anni, ma noi non dobbiamo dargli la soddisfazione di avere reazioni violente e aggressive. Bisogna fare come dice Carotenuto, ci vuole l'amore, ma nel contempo esprimere opinioni dissidenti contro questa subdola dittatura da ordine mondiale che ormai è alle porte. È pura contraddizione censurare un sito. La censura è preventiva di per sé, non implica pubblicazione. Poi che vuol dire rimuovere contenuti inopportuni o pericolosi? Se io dico Renzi non mi piace come politico, per i membri del PD è inopportuno, quindi lo rimuoviamo perché lo dice l'opposizione. Beh, questo si fa nelle dittature, rimuovere contenuti pericolosi a discrezione delle forze di polizia e di pubblica sicurezza. Ma che vuol dire giuridicamente parlando? Come fai a classificare la pericolosità di un qualcosa? Tutto lo può essere. Si dirà, no, è solo per chi inneggia la violenza o a commettere reati. Allora io gli dico, sveglia gente, c'è l'articolo 416 del codice di procedura penale, associazione a delinquere. L'individuazione e la rimozione di chi inneggia tramite siti o scritti a commettere reati è già riconosciuto nel nostro ordinamento. Guardiamo il caso De Luca, quello del filosofo che inneggiava a sabotare, Henry De Luca, sì, che inneggiava a sabotare la TAV. L'hanno assolto, ma io l'avrei condannato, perché abbiamo l'articolo 416 e mi sembra un articolo sacrosanto e molto chiaro da interpretare. Io poi sono contrario alla TAV e la ritengo un'opera inutile che aiuti solo la 'ndrangheta piemontese e la politica che si nutre con essa. Da qui però inneggiare un sabotaggio ed azione violenta ce ne passa. Dunque, signori miei, qui ci prendono per il culo. Il terrorismo lo creano loro stessi, o perlomeno lo lasciano agire indisturbato. Vedasi anni 70, Brigate Rosse, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, circoli anarchici. Ai vertici c'erano tutti uomini dei servizi segreti, uomini loro della polizia e dei carabinieri, la divisa di giorno e la bandiera rossa, nera o anarchica la sera. Uomini deviati che mettevano o lasciavano mettere, volgendo l'attenzione altrove, le bombe in stazione nelle scuole, ma sempre uomini di Stato. Si chiamava strategia della tensione. Ordine del caos, problema, reazione, soluzione, il motto della massoneria. Vi ricorda qualcosa? Sveglia gente, ci chiede un parere. Dico solo in breve che diciamo che era prevedibile che dopo i fatti francesi, no, chiaramente ci sarebbe stato un tentativo di stretta. Anche ho letto anch'io questo articolo, mi aveva abbastanza un po' indignato, anche se non bisogna indignarsi, no? Però quando ho letto che effettivamente c'è questa ipotesi di, credo a livello europeo, di in qualche modo chiudere siti che non solo inneggiano, ma che diciamo propongono una narrazione diversa dei fatti. Mi pare che questa era l'espressione. Insomma, io credo che non accadrà. Può essere giusto il tuo pensiero che dice vogliono in qualche modo generare paura, ansia, perché poi sono sentimenti di cui si nutre tutto il potere e chi lo governa. Sentiamo Paolo. Ma guarda, che vogliono mettere il bavaglio al web è una cosa che ormai se ne parla da anni. C'è un senatore che è fissato proprio, c'ha il chiodo fisso, ogni volta che gli si chiede qualcosa, qualunque cosa, lui dice comunque il problema è che il web è troppo libero, che è il senatore D'Alia, no? Però ce ne sono altri che vorrebbero volentieri, anche il Parlamento è troppo libero, no? Cioè, che accoglie personaggi di questo tipo, no? No, però non ce la possono fare, nel senso che non certo, danno uno strumento in più di controllo, di censura, ma già ce l'ha. Di fatto i siti scomodi già tendevano a farli chiudere o li fanno chiudere. Talvolta basta una minaccia di querela, basta un finto contenzioso davanti a un tribunale per fare una cosa del genere.
Molti siti hanno chiuso alle prime minacce di querela, hanno tolto articoli scomodi perché bastava che la persona diceva io ti querelo e quindi pum, lo veniva tolto. E già si fa così, si dà uno strumento in più, però di fatto non lo faranno, anche perché possono chiudere anche il mio sito, ad esempio, no? E uno ne apre un altro, dopo Paolo Franceschetti 1 apre Paolo Franceschetti 2, come ha fatto la Carlizzi. Gli avevano chiuso la giusta informazione e lei ha aperto la giusta informazione 2. Se gli chiudevano la giusta informazione 2, avrebbe aperto la giusta informazione 3 e così via. Perché il web, a meno che non lo censuri in modo espresso, esplicito e dichiarato, come fanno in Cina ad esempio, a certi siti non si può proprio accedere, allora va bene, ma è dichiarato, tutti lo sanno e devono dichiararlo in modo espresso. Se invece lo fanno in questo modo, cioè facendo passare la cosa per una cosa a servizio del cittadino, sì, possono con una scusa chiudere il mio sito. Dopodiché io dico, allora, me l'avete chiuso per quale articolo? Per l'articolo su XY? Perfetto, io quel XY non lo pubblico più, pubblico altro, e non me lo può impedire. Quindi se impediscono a Paolo Franceschetti di scrivere, vorrà dire che scriverà a Stefania Nicoletti e aprirà il blog di Stefania Nicoletti. Quando lo chiuderanno pure a Stefania, apriremo il blog di Giorgio Rossi e così via. Quindi non bisogna troppo drammatizzare, è un tentativo di fare ciò che comunque hanno già fatto, che fanno da sempre e che continuano a fare e che sempre faranno. Allora, il potere ha l'abitudine di crearsi un'opposizione di utili idioti. Fausto Carotenuto invita la calma e la tranquillità. Non ribellatevi, tutto tende a migliorare per inerzia. Infatti i diritti dei lavoratori sono stati conquistati centrandosi su se stessi. Il sangue di minatori e lavoratori è stato versato per sport. L'unico criminale internazionale è Putin, Netanyahu e Obama sono anime nobili. Adoro chi si scaglia contro i complottisti facendo complottismo. Amate gli animali, siate ecosostenibili a chilometro zero, pregate, fatevi due mantra, un paio di corsi a pagamento e ricordate che se vostro figlio viene ucciso da un drone è per la legge dell'attrazione. Chi è questo? È uno che ci ha lasciato un commento che io poi ho pubblicato sul blog, a commento che poi iniziava: le logge urologiche di Gioele Magaldi non distolgono l'attenzione dai reali ideatori e finanziatori di Daesh. Arabia Saudita, Qatar, USA, Turchia e Israele non hanno responsabilità. La loggia della supercazzola è la vera responsabile. L'ideatore è Fantomas, nessun nome, tutti sono colpevoli, nessuno è veramente responsabile. E, insomma, era un commento, penso, alla puntata quella sui fatti, insomma. Che però, al di là della come posso dirti, dei toni così un po' surreali, anche dissacratori diciamo, del mondo complottista, comunque del mondo anche un po' spirituale, però come tutte le cose una polverina di verità anche in questo commento un po' estremo c'è, no? Nel senso che a volte magari anche ascoltando noi, no? Sembra che tutto si risolva appunto con un mantra o con chiaramente sono piani di vista e di visione totalmente diversi, no? Nessuno l'ha mai detto peraltro, ma chiaramente ci possono essere, cioè mischiare lo spirituale con appunto i diritti dei lavoratori, insomma non c'entra niente, però capisco allo stesso tempo anche come ti posso dire, chi forse si sente un po' frustrato da sentire certe cose solo giudicando la realtà terra, no Paolo? Guarda Fabio, quello che l'analisi che fa questo lettore è un'analisi che ha ha una sua logica. Verrebbe anche da dire, beh sì, non è sbagliato, però criticare è molto facile. Criticare Fausto è facilissimo, criticare me è facilissimo, criticare chiunque è facilissimo. Bisogna costruire, cioè, quindi che proposta costruttiva diamo? Ecco, questa è la domanda. Quindi Fausto fa una proposta, non è condivisibile, è troppo buonista, va bene, vediamo qual è la controproposta. Ecco, questo è il limite, diciamo, dei geni e degli intelligentoni che danno giudizi su tutto. Dare giudizio su tutto è facilissimo, nel senso che basta prendere di qualsiasi cosa la parte negativa e criticarla. Io la critica la posso trovare
anche in me stesso, insomma, cioè, se voglio mi faccio anche la critica da solo al mio blog. Però l'atteggiamento corretto in ogni occasione è fare proposte costruttive, non distruttive. Allora, sei pronto per un po' di domande? Vai. Vai, 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 vai. Dove vado? Vai. Che non sono quelle di Marco, queste tre. Sono le domande di Rosalindo. Paolo, cosa ne pensi del film Un cittadino al di sopra di ogni sospetto? Narra i meccanismi inconsci del potere? Sei d'accordo con quella visione? No, credo, io non l'ho visto, ne ho solo sentito parlare, me l'hanno raccontato, ma a quanto ho capito non narra i meccanismi inconsci, narra i meccanismi reali del potere. Comunque, i film che più importanti che tu devi vedere non li vedi mai. Cioè, i film che più hanno a che fare con le cose di cui hai parlato non li hai visti. Cioè, Eyes Wide Shut, e questo tu non l'hai mai visti. No, ma perché, guarda, io Eyes Wide Shut ho provato a vederlo, ma mi dà fastidio, non so perché. A me invece, cioè, mi sembra di lavorare, capito, quando lo vedo. No, cioè, il cinema per me è sempre... ha sempre rappresentato un momento di svago, anche un momento in cui uno poteva pensare, riflettere, commuoversi, però comunque fondamentalmente di svago. Io l'idea che mi devo mettere lì per analizzare i simboli, eccetera, cioè non mi sembrano due ore di lavoro, insomma, quindi non li vedo volentieri, insomma. Quindi anche questo film di analisi di, no, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sì, mi incuriosisce molto, però poi di fatto ne esco dopo due ore stanco come se avessi lavorato, insomma. A me invece Eyes Wide Shut ha sempre attratto tantissimo, già prima di conoscere te mi ha sempre intrigato, le cose un po' così inquietanti mi hanno sempre, è il lato ombra, è così. Paolo, guarda Fabio, io devo dire una cosa, non riesco proprio più a vedere film, io non ho tempo, quindi non riesco a vedere film di contenuto spirituale, ma anche perché la realtà è talmente più complessa della fantasia che a me la maggior parte dei film mi sembrano noiosi, cioè rispetto a quella che è la realtà, ed è la realtà anche in cui vivo, vivo insieme, anche insieme a te, per alcune cose. Francamente, cioè, i gialli a me mi fanno ridere adesso, i gialli normali, perché sono proprio, cioè, come dire, banalità. Paolo, secondo te, quando si parla di fantasmi, di cosa si parla realmente? Beh, allora dipende. Possono essere entità disincarnate, possono essere entità demoniache, possono essere entità angeliche, possono essere oppure anime dei defunti, possono essere 50.000 cose, insomma. Non credo che la parola fantasma identifichi un fenomeno singolo, anche se poi nella letteratura, no, nei film, identifica quello che passa per la casa col mantello bianco, insomma. Qual è secondo te il personaggio più influente dal punto di vista del potere in Italia attualmente? Ma io penso che chi c'ha veramente il potere sta dietro le quinte, quindi non si riesce realmente a individuarlo, certamente non quelli che appaiono, insomma. Chi appare normalmente è un esecutore, no? I veri potenti stanno dietro le quinte, però i nomi non li so. A volte posso avere qualche sospetto, ma ecco, non so, è un personaggio molto potente, mi sembra di poter dire che potrebbe essere Giuliano Di Bernardo, sovrano gran maestro della Gran Loggia degli Illuminati. Ecco, quello sì, tra i personaggi conosciuti forse lo si può mettere tra i più potenti, però non so quali potrebbero essere altri, insomma.
Allora, c'è una email di Ciccio sul discorso che facevamo prima, però Paolo, l'attendibilità di chi parla non è una cosa da poco. Noi non possiamo verificare tutto ciò che leggiamo, ma ci basiamo su quanto ci sembra sensato, ci risuona e sull'autore del discorso. Io so che se parla Franceschetti al 90% o più ci posso credere e di certo è disinteressato. Se parla un noto cazzaro o un servo del regime tendo invece a non crederci del tutto. Quantomeno sono consapevole che avrà dei secondi fini per dire ciò che dice. Sulla Carlizzi e la foto, il confidente di Fabio non può aver mentito o essere stato ingannato? Oppure la signora Carlizzi non potrebbe aver ricevuto la foto già fotomontata? Sarebbe stata troppo ingenua se avesse dato consapevolmente un fotomontaggio a chi sicuramente farà una verifica. Non dico questo per difenderla, ma è giusto così. Non ho una situazione paradossale da proporre, ma posso dirvi affettuosamente stronzoni. Grazie. Ci fa piacere. Paolo, poi piace molto questo. Grazie, vi seguo sempre, ma quasi mai in diretta. Invece stasera ci hai seguito in diretta e ci hai anche scritto. Chi è quest'altro? Intanto ci commentano dal blog: indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, non riesco a guardarlo, ci ho provato più volte ma mi mette un'ansia incredibile. Eyes Shut bellissimo, bisogna vederlo più volte per capirne i significati e sottotracce. Esatto, e che poi l'ho visto credo l'ultima volta nel 2007, quindi prima di conoscerti, e quindi se lo vedessi oggi. Ma perché Paolo un giorno non ce lo guardiamo insieme? Sì, sì, dai, ti costringerò a vederlo e ti voglio costringere anche a vedere Blip. Allora, andiamo avanti. Comunque, condivido quello che ha detto l'ascoltatore di prima, eh. Cioè, in parte è così, è ovvio che quando uno c'ha una persona di cui si fida, alla fine verifica un po' meno certe cose, insomma. Condivido anche quello che ha detto sulla Carlizzi. Il fatto che uno abbia detto questo non significa proprio niente per me, particolarmente perché io so quanto è facile far passare una persona per pazza, per visionaria, per manipolatrice tramite informazioni indirette, perché io so quello che dicono di me in certi ambienti, so come hanno avuto certe informazioni che sono sbagliate, e quindi c'è gente che dice: ah, Paolo Francesco è quello che... E così fanno sì che la gente liquidi tutto quello che io dico su una certa cosa. È una tecnica che mi è talmente conosciuta che infatti io provo una certa irritazione quando uno mi dice: mi ha detto tizio che... questa cosa purtroppo non... come dire, l'ho vissuta talmente tante volte, ma non solo su di me, anche su Solange, io credo su quasi tutti, dossier, persone che mi dicevano delle cose, anche su Carpe Oro, su Caro Tenuto, per carità, su tutti quelli che io ho frequentato c'ho avuto sempre chi mi ha dato una notizia importantissima che era idonea a smontarmi completamente. Ormai, siccome conosco il gioco, quindi non è che penso che sia falsa una certa notizia, semplicemente non la considero proprio, perché quello che mi viene detto anche da persone disinteressate, perché tali erano quelle che mi dicevano queste cose, ma erano assolutamente manipolate a loro volta, cioè una manipolazione indiretta proprio affinché la persona non riconosca la manipolazione finale. Quindi ti arriva la persona che in buona fede ti dice una cosa e a quel punto... Ma talvolta, guarda, mi è capitato di Solange che venisse a darmi una certa notizia che io non ho presa né per buona né per cattiva, poi verificata era falsa. Mi arrivava, perché poi riuscivo a ricostruire la filiera di come mi era arrivata una certa notizia e mi rendevo conto della manipolazione che era stata effettuata. Posso anche raccontare dei fatti, perché alcuni sono indicativi di quello che succede per demistificare le persone. Se mi dai 2 minuti ne racconto una, vai, esempio, vai, che riguarda, che riguarda proprio la Carlizzi. Allora, guarda, la Carlizzi era molto in contatto con il suo padre spirituale, che era padre Gabriele. Allora, una volta viene Solange e mi dice con estrema sicurezza che padre Gabriele era un ex terrorista che non aveva neanche i voti e che stava a fare quello che faceva per perché ha avuto rapporti con i servizi segreti, quindi non era neanche prete.
Questa cosa, ha detto, certo, è grossa, insomma. Ma strano che diano a un ex terrorista, cioè ci sta, che coprono un ex terrorista e gli danno una parrocchia, ma non una parrocchia grande come quella che aveva Padre Gabriele, che adesso non mi ricordo qual era. Però ci sta, vabbè, però mi riservo di verificare la cosa. Tanto quindi sento tante testimonianze di tanti seguaci di Padre Gabriele che erano molto concordanti sul fatto che lui fosse in realtà una persona straordinaria con dei poteri quasi magici, no, non è corretto, però era un po' tipo Padre Pio, questi personaggi qua, che prevedeva il futuro, leggeva nella mente delle persone. Troppe persone mi dicevano questo, che aveva fatto miracoli, una quantità infinita di cui ho potuto sentire la testimonianza, però ancora non era sufficiente per me. Io volevo capire come Solange avesse avuto questa notizia che lei mi dava per certa. Perché me la dava per certa? Perché gliel'aveva data la persona di cui lei si fida di più in assoluto, che è Giuseppe De Lutis, che è il più grande esperto italiano di servizi segreti. È quello che ha scritto un libro per la Burr, I servizi segreti in Italia, e ha lavorato alla commissione Moro, alla commissione P2, e alla storia dei servizi segreti. Insomma, è una persona che di terrorismo, servizi segreti e stragi sa tantissimo, probabilmente una delle persone che di più ne sa in Italia. Quindi la cosa veniva da lui. Ancora per me non era sufficiente, ovviamente, per dire che la notizia era vera, perché devo cercare di verificare. Un giorno parlo con teniamo presente che poi Solange era molto contraria alla Gabrizzi, cioè la odiava per qualche motivo, e capivo anche che era portata ad odiarla in qualche modo. Poi in parte c'erano pure delle cose per cui lei gli stava antipatica alla Gabrizzi, che erano pure vere, insomma. Ma comunque, allora, a un certo punto un giorno parlo con De Lutis e gli dico: scusa Giuseppe, ma chi è che ti aveva dato le informazioni su Padre Gabriele? E lui mi fa: era un dossier dei servizi segreti, che per me non hanno la massima attendibilità, quindi dico: ah, ho capito. E quindi, ma poi tu hai verificato? Perché lui era il tipo che verificava personalmente. E lui dice: sì, io ho verificato personalmente e sono andato più volte a parlarci. Allora, vada bene, aprono prima una parentesi prima di dire che cosa è successo quando lui ci ha parlato. Io so come più o meno si comporterebbe una persona veramente illuminata, cioè se era l'illuminato che Padre Gabriele dicevano e raccontavano che fosse, si sarebbe dovuto comportare in un certo modo di fronte a un De Lutis che lo intervistava, perché De Lutis era un anticlericale, quindi andava lì con dei preconcetti. Comunque era una persona onestissima, quindi avrebbe verificato attentamente i dati, l'avrebbe intervistato con molta oggettività, comunque, sia pur partendo da un preconcetto. E quindi io ho detto: ah, bene Giuseppe, quindi l'ha intervistato? No, perché nonostante fosse disponibile con tutti, per un caso o per un altro non sono mai riuscito a intervistarlo, che era esattamente la reazione che io mi aspettavo da Padre Gabriele di fronte a uno come Giuseppe De Lutis. Cioè ho detto: se questo dentro di me mi aspettavo la risposta, dico, se questo tanto era veramente un illuminato, non l'ha ricevuto. E infatti non l'ha ricevuto, e non per sfuggire alle domande, semplicemente perché non voleva esporsi a domande di una persona che sapeva già che voleva andare a parare in una certa direzione. Quindi lì a quel punto mi sono fatto diciamo la mia idea poi su questo Padre Gabriele, che era veramente quel grand'uomo che dicevano e praticamente quel santo che dicevano, tant'è che c'è un processo per cui che dura da qualche anno per la santificazione di Padre Gabriele, e vabbè, qua questa è un'altra storia, insomma. Ecco lì che quindi era semplicemente tutta una mossa per screditarlo agli occhi di una serie di persone, Solange compresa, che doveva essere portata a pensare in un certo modo. Quindi capisci che quello che voglio dire, quando io sento Tizio che mi dà con sicurezza una certa notizia, io non ci posso credere. Le prime volte che mi portavano le notizie su Vigna, che era sicuramente il mostro di Firenze, io, vabbè, lì le prime volte addirittura resistevo e dicevo che erano palle, ma anche quando mi sono convinto che poteva essere vero, mai ho pensato
potrebbe essere vero, ci sono degli indizi, ci sono delle prove, quindi è lui. No, ho dovuto verificare, fare una serie di verifiche mie, alcune delle quali non neanche le dico, proprio perché sono appunto mie, con una metodica solo mia, e poi alla fine mi sono convinto della mia verità, non della verità in assoluto, insomma. Quindi particolarmente quando ci sono di mezzo soggetti come Gabriella Carlizzi, come un qualunque soggetto che opera nel campo della informazione alternativa, io quando mi danno una notizia per me conta zero. Sì, anche molti pensano che tu sei stato molto suggestionato da lei, no? Sì, ma questo lo so, ma beh, la gente pensa quello che vuole, ma la verità è che io rispondo sempre che nessuno più di me sa quanto la Carlizzi poteva dire cose completamente contrarie a quella che era la verità. Perché? Perché raccontava su di me delle cose che erano il contrario di quelle che erano. Alcune le ha messe sul libro Il Mostro a Firenze, ha descritto il nostro incontro e ha descritto tutta una serie di cose che non erano assolutamente come lei ha descritto. Quindi io lo so, ma questo non significa, nonostante con me avesse detto delle cazzate, che tutte le cose che dicevano erano cazzate. Perché? Perché basta capire il perché, poi viene fuori perché lei diceva certe cose, perché aveva una sua personalità, aveva una sua modalità. Se uno capisce la psicologia della persona, riesce pure a capire quando è che, insomma, come dire, potrebbe dire una sciocchezza. Poi ogni cosa che dice uno la va a verificare. Ad esempio, nel libro Il Mostro a Firenze, gli articoli di giornale che lei ha portato, riportato per intero, quelli sono un dato di fatto oggettivo, quindi rimane un testo fondamentale, nonostante poi le innumerevoli inesattezze che ci saranno, insomma. Allora, l'altra settimana poi in chiusura è arrivata un'email sul discorso che abbiamo fatto, no? Il complottismo, un po' quello che abbiamo detto anche prima. Non si può partire dall'idea che tutto sia un complotto, scriveva Alberto, e pretendere che si dimostri che così non è. La logica impone il contrario, l'onere della prova spetta a chi accusa. Paolo crede sia un complotto? Prima vada a chiedere ai medici che l'hanno soccorsa, a chi l'ha messa, sta parlando della ragazza in Francia, prima vada a chiedere ai medici che l'hanno soccorsa, a chi l'ha messa nella bara. Non basta una foto che una tizia su internet ha detto sembri un fotomontaggio, io li faccio per lavoro e quello non è un fotomontaggio, dice Alberto. E una incongruenza nelle notizie, che in quei casi è nella norma, perché le notizie trapelano nei modi più disparati. Un po' di rispetto almeno per i morti ancora caldi. E che cazzo, dice Alberto. Così. Bene, andiamo avanti. Io ho perso però le altre tre domande. Dove sono andate? Che poi erano state mandate due volte. C'erano altre tre domande che io non posso, eccole, non leggere. Sei pronto, Paolo? Vai. Paolo, tu dici spesso che la mafia e Stato vanno da sempre a braccetto. Bene, ora io ti chiedo, cosa ci guadagna la mafia da tale sodalizio e quali sono per lei invece gli svantaggi? Allora, la mafia non c'ha, c'ha nessuno svantaggio immediato, c'ha solo vantaggi da questo, perché se decidesse lo Stato di sopprimere la mafia, la sopprimerebbe in poche settimane. Quindi il vantaggio è il potere che ne ha, il potere di intimidazione, i soldi che i mafiosi guadagnano, eccetera. Lo svantaggio è che nel momento in cui lo Stato decide di chiudere il rubinetto degli appoggi, questi vanno in galera. Non a caso Riina è finito in galera esattamente quando è cambiato il governo Berlusconi, quando è stato insediato il primo governo Berlusconi, Provenzano quando è stato insediato, se non mi ricordo, il governo Prodi, ma proprio nello stesso giorno è successo che si è insediato il governo Prodi e è stato arrestato Provenzano. Invece l'arresto di Riina non mi ricordo, ma insomma era comunque nella prossimità dell'insediamento del governo Berlusconi, se non mi ricordo male. Comunque c'era un cambio di governo, insomma. Quindi questo è lo svantaggio, ma è un prezzo che deve pagare chiunque sta al potere. In realtà lo deve pagare il mafioso, come lo deve pagare il politico, come lo deve pagare il banchiere. Il giorno che chi sta sopra decide che tu sei scomodo, ti sollevano dall'incarico, e non ti sollevano dall'incarico con gentilezza e ringraziandoti per i servizi dati, ma ti sollevano un pochino bruscamente, insomma. Cosa pensi di Bisignani? Ma non mi sono fatto un'idea precisa.
Quali sono le due fazioni o strutture di potere più potenti all'interno del Vaticano? Ma io credo che all'interno del Vaticano ci siano diverse strutture e diverse correnti. C'è l'Opus Dei, i gesuiti sicuramente costituiscono una parte non trascurabile, poi c'è la componente massonica e poi c'è la componente tesa a mantenere il potere del Vaticano in quanto Vaticano, cioè in quanto cattolicesimo spinto. Però poi ci sono tante sottocorrenti, cioè io non credo che ce ne sia una sola. Il Vaticano è un'istituzione, come tutte le istituzioni, pensiamo a un partito politico, pensiamo alla stessa massoneria, all'interno c'ha tante correnti che sono anche in lotta tra loro, che sono però, per così dire, unite e ferme, coese solo per quell'unico fine che è il mantenimento della struttura di potere vaticana, quello sì. Poi ogni tanto la Chiesa è infiltrata, è stata infiltrata da componenti anti-vaticane, cioè abbiamo avuto anche papi che hanno lavorato per indebolire il potere della Chiesa cattolica, il tutto per un fine che loro ritenevano positivo, insomma, chiaramente, e persone che invece hanno cercato di rafforzarlo. E di rafforzarlo con mezzi però illeciti, che è magari il denaro, l'accordo con la massoneria, pensiamo a Paolo VI, i legami con la P2. Allora, mi senti? Sì. C'era un aspetta, che adesso lo recuperiamo. C'era il nostro ascoltatore, quello che ci segnala le canzoni, i significati secondo lui, le sue interpretazioni. C'è questo brano qui che oggi ci vuole proprio, che mi piace molto, di Neffa, molto famoso. Si chiama Lontano dal tuo sole, no? Lo ricorderete. Senti, Fabio, ma prima cosa. Dimmi, diciamola. Diciamo che oggi è il tuo compleanno. Ah sì, diciamolo. Ok, anche perché sono le 00:53, quindi sì. Il tuo compleanno è da 53 minuti. Già. Quindi, no? Ecco, e quindi bene, tanti auguri per il prossimo anno che arriva adesso, insomma. Grazie. Tra l'altro non è un traguardo, è un traguardino che però di solito è l'uscita forse dal mondo giovanile tu cur, perché anche le offerte di lavoro, no, dicono sempre max sotto i 35 anni. Ecco, siamo arrivati a quell'età, anche se io non me la sento, ovviamente mi disturba questo numero già adesso, figurati più avanti, e spero di raggiungere la tua pace dei sensi, per cui non te ne frega niente del numero che hai, però è così. Quindi grazie Paolo di questo tuo pensiero. Grazie. Sei stato carino, eh? Allora, Lontano dal tuo sole. Tra l'altro oggi mi hanno fatto gli auguri non mi è mai successo. Due persone che mi hanno fatto gli auguri, uno 5 minuti dietro l'altro. Prima mi ha telefonato una persona, poi un'altra mi ha mandato un messaggio, e a tutti e due gli ho detto: guardate, sei stato il primo, perché è domani. E abbiamo una... chi è? Pronto? Aspetta che ho sbagliato un attimo, Salvatore, un secondo. Paolo? Sì? Eccoci, no, scusa un attimo, perché stava per intervenire Salvatore, credo. Adesso proviamo a recuperarlo. Grazie anche a... gli auguri, grazie. Un amico su Skype. Allora, mi dite un attimo... Salvatore? Ciao, ben trovato! Grazie pure a te. No, ormai io non intervengo più, perché con i contatti che sono Paolo, quindi difficile che... Ah, tu sei Salvatore da Londra? Ah, grazie, sì. Sei Salvatore da Londra, quello che sì. Sei il datore di lavoro di Paolo. Per farti gli auguri, sì. Visto che è il tuo nomastico. Grazie. È il tuo compleanno. Grazie. Okay, salutami.
Paolo. Sì, ti saluto Paolo, che non so ciao, perché Salvatore. Ah, c'è, ecco, infatti, ciao, infatti. Paolo, ciao. È il tuo datore è il tuo datore di lavoro. Sì. È il tuo, okay, è il tuo datore ciao. Di lavoro. Sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Paolo andrà presto a vendere i gelati per Salvatore. Allora, Eh? In primavera, se non le cose. Ma io penso che tu non ci andrai. Ma falla finita. Allora, torniamo a noi. Allora, che ora no. Dicevamo, mi hanno fatto gli auguri a 5 minuti di distanza dagli solo il giorno prima, no? E mi ha colpito questa cosa, proprio di sincronicità. Allora, torniamo scusa, a noi. Fabio, ma dimmi. Vedi, il tuo discorso, no, ma non ci andrai, no. Presuppone proprio la mentalità classica, no, del lavoro che ce ne sono alcuni meglio e alcuni peggio, no? Cioè, in realtà è una cosa che se andiamo verso una mentalità diversa, vogliamo rapportarci in modo diverso, dobbiamo abbandonare. Cioè, nel senso, uno fa quello che il destino ti porta a fare in quel momento. Non è che uno dice no, non ci andrai, quasi come se fosse una sfiga. Ma meno male che ho questa possibilità. No, non ho detto che è una sfiga, ho detto che secondo me non ci andrai. Sei tu che l'hai interpretata così. Ho detto secondo me non ci andrai. Cioè, secondo me è una cosa che non esiste. Poi magari sarò smentito che ci andrai. Ah, vabbè, questo sì, no, però perché secondo me non esiste. Che, per esempio, quest'estate, quando ho fatto il cameriere da una mia amica per un po' di tempo, molti dicono: ma come? Ti riduci a fare il cammino? Come ti riduci? Cioè, lo faccio, se ho bisogno di soldi in quel momento faccio qualsiasi cosa. Sì, poi sì, noi no, diciamo, certo, in una realtà purtroppo lavorativa, che è quella italiana, che è un disastro perché c'è poca mobilità e soprattutto c'è molto questa mentalità che se fai l'avvocato poi non puoi fare perché è un lavoro degradante. Addirittura mi ricordo un ascoltatore di Border Lights mi ha telefonato mentre stavo andando a lavorare al ristorante di questa mia amica. Ho detto: ah, ciao, senti, so che stai venendo da queste parti. Dice: ma che c'è, una conferenza? No, dico: veramente sto viaggiando lì perché vado a lavorare in ristorante di mia amica. Ha cominciato a bestemmiare: ma porca puttana, che cazzo è stato di merda? Cioè, facendomi capire però che effettivamente non è che l'idea che un lavoro valga un altro e che uno deve adattarsi alle situazioni non è proprio molto penetrata in tutti, cioè ancora siamo molto ancorati a questo lavoro è meglio, quest'altro è peggio, insomma. Beh sì, anche perché però non facciamo gli ipocriti, è chiaro che tu saresti più contento a fare lo scrittore, no? Quindi è meglio fare lo scrittore che fare il cameriere. Sì, però se uno ha delle difficoltà, ma questo è chiaro, ma allora, se uno ha delle difficoltà, diciamo anche nell'ipocrisia, nel vivere di libri, e se mi sono precluse le strade dell'insegnamento nell'avvocatura perché vedo che mi stanno tagliando tutti i ponti piano piano, anzi neanche tanto piano piano, beh, a quel punto uno cioè deve prendere atto e fare un'altra cosa. Poi certo, se continuerà a magari a curare le pubblicazioni dei libri, e può darsi che un giorno, se venderanno abbastanza, non ci sarà bisogno di fare altro, ma nel frattempo uno fa un'altra cosa, insomma. Infatti, a meno che non abbia soldi per mantenerci, sì, cosa che io però non è, insomma. Infatti dopo ci saranno nella situazione paradossale delle opportunità, ma vediamo. E tu la anticipi sempre, non volendo, no? Allora, sentite, non sempre Neffa, lontano dal tuo sole. Questo cielo più... Molto bella questo brano, mi piace. Neffa, l'ho già detto, è molto poliedrico. Allora, sentiamo come ha interpretato il nostro amico Marco, che ci interpreta non i sogni, ma le canzoni. Neffa dice: sono pronto per rialzarmi ancora, il momento che aspettavo è ora, nonostante questo cielo sembri chiuso su di me, nessuno mi vede, nessuno mi sente, ma non per questo, io non rido più. Secondo Marco questo significa: sono pronto per affrontare la vita, ho raggiunto il momento, nonostante questo cielo sembra chiuso per via di smog, scie chimiche, eccetera, nessuno mi calcola, ma non per questo ho perso la speranza. Beh, adesso che Neffa si riferisca alle scie chimiche direi che mi sembra un po' difficile. Comunque, andiamo, tutto può essere. Andiamo avanti. Io sono qui, dice Neffa, in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole. E Marco rileva: io sono qui in modo distratto, gente che gira vuoto, lontano dal sole, cioè dalla coscienza, da Dio. Neffa ancora: e piove, ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho, e avere un po' di pace che ora non ho, e luce nei miei occhi che ora non ho, una direzione giusta che ora non ho,
che ora non ho. Marco: ora sta piovendo, ma tu sole uscirai di nuovo, mi rifarai sentire tutto il tuo calore che ora non ho, la tua luminosità che ora non ho, un po' di pace interiore grazie a te e anche una direzione giusta grazie alla coscienza e consapevolezza che mi dai. E infine Neffa: sulla strada troppe stelle spente, la tua mano ora servirebbe, troppa gente alza il dito e poi lo punta su di me. Marco: molta gente si è persa per la strada, la tua luce servirebbe, troppa gente incolpa altre persone senza prendersi la responsabilità delle proprie decisioni. E quindi c'è una citazione di Paolo Coelho: a ogni essere umano è stata donata una grande virtù, la capacità di scegliere. Chi non la utilizza la trasforma in una maledizione e altri sceglieranno per lui. Gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho. Allora, situazione paradossale, Paolo: tu sei alla ricerca di lavoro e inevitabilmente metti degli annunci, eccetera. Cioè, ti... no, scusa Fabio, sì, ma davvero era sul lavoro? Sì, sì, è vero, è vero. Ma guarda, ma è incredibile, magari davvero ogni volta anticipo la situazione. È vero, è così, è così. Ma è assurda questa cosa. Una signora ti contatta perché appunto ha visto il tuo annuncio, è una signora molto benestante, e ti dice: guarda, io non ho grandissime esigenze, a me serve una persona in particolare per 3 incarichi, che però mi devi fare tutti i giorni. Il primo è questo: tu devi venire tutti i giorni a casa mia a cena, a pranzo e a cena, io ti preparo tutto l'occorrente, ti devi bere davanti a me 10 estratti di verdure che scelgo io, dice la signora, perché voi, diciamo che da un punto di vista di fiducia, se ce la fai tu, e ovviamente mentre bevi ogni boccalone da 500, cioè da mezzo litro, di estratti di sedano, di zucchina, di cetriolo, di finocchio, devi dire: ah, che buono, che delizioso, me lo devi dire davanti. Io sono... perché se ce la fai tu, per me, insomma, se ce la fa uno come te, mi dai una grande botta di vita. Secondo incarico: ho visto che c'hai dei bei dentini aguzzi, mi dovresti sbucciare ogni giorno le noccioline. Terzo incarico: siccome ho i piccioni che mi fanno sempre la cacca sulla macchina e ho letto su internet che la saliva la pulisce benissimo, io ti do questi fazzoletti, tu ci devi sputare sopra e togliermi le cacche dei piccioni tutti i giorni. E paga sui 1600 euro. Beh, solo per questo lavoro mi sembra, cioè, solo per questo mi sembra conveniente, insomma. Beh, però, 10 succhi scelti dalla signora. Vabbè, se sono succhi di finocchio, eccetera, anzi, addirittura è un vantaggio, insomma, uno dovrebbe pagare per fare una cosa del genere. Addirittura, beh, però, insomma, di sedano, io lo so che lo bevo spesso. Ci vuole un po' anche il stesso cetriolo. Cioè, una cosa comunque che fa bene, sono ben contento. Cioè, ti pagano per farti una cosa che ti fa bene, figurati, spessissimo ci pagano per farci del male. Quindi. Ma hai trovato la morale, fantastico anche qui. Però mi piace che devi dire, glielo dice la signora: che buono, che delizioso, diglielo, dai. Che buono, che delizioso. Ma di chi, chi l'ha inventato questa situazione? Io l'ho inventata io. Okay. Oggi camminavo per una strada e ridevo da solo. Ah, no, la scena di tu che sputavi nel fazzoletto mi faceva ridere. Beh, quello figura lo faccio delle volte, non per la cacca di piccione, ma magari può capitare che lo faccio. Funziona, che funziona. Io pensavo di no, ma funziona. Allora, carissimo, noi dobbiamo adesso tra poco ascoltare l'intervista di Stefania con questa giovane musulmana, dopo tutto quello che è accaduto, chissà come ce lo descrive, e quindi niente, a questo punto che fai tu? Sì, veloce però. Cioè, in che senso? Rimani, vai a letto, che fai? Ah, no, beh, penso che si possa andare a letto a questo punto, no? Oh, fai tu. Io intanto introduco questo brano con introduco l'intervista con questo estratto live che secondo me ce lo fa introdurre molto bene. Che cosa ci introduce? Non lo so, non pensate male. Sentiamolo. Mistico.
Allora, la settimana scorsa abbiamo dedicato tutta la puntata all'analisi da vari punti di vista degli attacchi terroristici dell'ISIS a Parigi. E invece questa settimana vorrei dedicare la mia intervista a una ragazza musulmana italiana che nei giorni scorsi, diciamo immediatamente, nei giorni immediatamente successivi agli attentati, ha scritto dei post molto significativi secondo me, e lei ci può parlare dell'Islam e di tutto ciò che ruota intorno alla sua religione. Quindi la salutiamo, ciao Sara, Sara Ahmed. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, io partirei proprio dal primo post che tu hai scritto. Tu hai scritto, noi musulmani siamo le seconde vittime di questi attentati. Ecco, se ci puoi dire che cosa intendevi con questo. Allora, io in quel post ho parlato di seconde vittime e intendevo appunto noi musulmani, dicendo che siamo vittime di chi finanzia, di chi ha creato e di chi mantiene ancora in vita l'ISIS, che siamo anche vittime dell'informazione, che informazione della disinformazione da parte dei giornali, dei telegiornali. Basta solamente leggere i vari titoli islamofobi qui in Italia, e che quindi mi sento da musulmana più vittima da parte della disinformazione, dell'ignoranza delle persone verso noi musulmani, verso i veri precetti islamici. E non dico ignoranza con cattiveria, ma purtroppo la maggior parte delle persone conosce l'Islam solamente attraverso la TV. Ho parlato di seconde perché credo che le prime vittime siano ovviamente tutte le persone che muoiono negli attentati, che sono persone di diversa fede, di diversa nazionalità, perché prima degli attentati a Parigi bisogna sempre ricordare che l'ISIS attacca anche in paesi a maggioranza musulmana, e lì le vittime sono sia cristiani, sia musulmani, donne e bambini di qualsiasi religione. E terze vittime che io invece penso che siamo tutti noi, telespettatori che guardano questi attentati da lontano, ma che abbiamo paura di essere anche noi colpiti in qualche modo. Ecco, infatti una cosa che ti volevo chiedere è come stai vivendo questi giorni, i giorni anche quelli proprio immediatamente successivi agli attentati, se secondo te è cambiato qualcosa nella percezione delle persone nei vostri confronti. Diciamo che cambia, che ci sentiamo subito attaccati, colpevolizzati per qualcosa che non ci riguarda, quindi da una parte ti trovi a dissociarti, a dire guarda non sono musulmani, non fanno parte della mia religione, non seguono il Corano, non hanno neanche mai letto il Corano secondo me, e si autoproclamano musulmani ma non lo sono. Dall'altra parte vuoi rassicurare le persone e dire guarda andrà tutto bene, anche se sono musulmana, però nel caso succede qualcosa sono pronta a difenderti, a fare qualsiasi cosa, posso essere anche io vittima di un attentato. Quindi è un po', siamo turbati in qualche modo, ma credo come chiunque questi giorni. Hai accennato al Corano, ai precetti del Corano, dicendo che questi terroristi non seguono in realtà i precetti del Corano. Tra l'altro un'altra cosa che ho notato è che loro distruggono i luoghi di culto, tra cui anche molte moschee in Medio Oriente, nei paesi del Medio Oriente, e questo è assolutamente contro il Corano, a quanto mi risulta. Sì, è vietato, la guerra nell'Islam esiste solamente in ambito difensivo, quindi solamente nel caso si è attaccati bisogna in quel modo attaccare, ma solamente se io ad esempio sono in battaglia, un uomo mi attacca, allora lì ho il diritto di difendermi, se no non posso alzare le armi. Inoltre anche non bisogna mai distruggere luoghi di culto, che siano sinagoghe, chiese, moschee. Invece basta solamente fare una ricerca su internet, attentati moschee, e vediamo quanti morti ha causato l'ISIS, quanti attaccati terroristici sono avvenuti nelle moschee nei paesi arabi. Io mi ricordo quella dello Yemen, che ha causato centinaia e centinaia di morti. Quindi com'è possibile definire i terroristi islamici se sono i primi a distruggere le moschee, i primi ad uccidere i musulmani? Infatti, nei giorni scorsi, sabato scorso, avete organizzato in diverse città d'Italia, ma credo principalmente a Roma e Milano, ci sono state due manifestazioni organizzate da varie associazioni islamiche
Tu che cosa ne pensi? Hai partecipato e come hai visto queste manifestazioni? Guardi, le manifestazioni ci sono sempre state, però diciamo per fortuna di queste ultime manifestazioni che a Roma e a Milano se ne è parlato, però manifestazioni a Milano ci sono state anche prima, anche a Roma, solo purtroppo la TV non ha parlato. Penso che sia giusto manifestare, ma non, io se scendo in piazza per manifestare contro l'ISIS, scendo prima perché non perché mi sento un dovere, perché sono musulmana e mi devo dissociare, ma perché sono una persona comune, sono un essere umano, sono contro a questi atti terroristici, sono contro che le persone muoiano in questo modo. E è un modo anche per rassicurare le persone che ci stanno intorno. Quindi spero che le manifestazioni servano a qualcosa, che qualche messaggio sia arrivato, visto che veniamo sempre attaccati, non vi dissociate. Io da italiana non mi dissocio da delinquenti che purtroppo in Italia ci sono, non mi dissocio quando parto all'estero e mi dicono ah tu sei d'Italia, la mafia, perché purtroppo è così, questi qua sono i luoghi comuni, e mi sento il dovere di farlo da musulmano e dissociarmi, perché purtroppo c'è chi uccide il nome della mia religione, e spero che manifestando come la maggior parte dei musulmani fanno ultimamente, serva a mandare un messaggio: non mi dissocio, anche noi siamo vittime, anche noi siamo contro tutto questo. Infatti in questi giorni veramente ho visto da più parti che continuano a dirvi ma perché i musulmani non si dissociano, però la stessa cosa non viene fatta quando magari ci sono stragi compiute da cristiani o sedicenti cristiani o comunque da appartenenti ad altre religioni. Poi succedono degli attentati commessi dall'ISIS che si autodefiniscono islamici. Esatto. E però subito vi vengono a dire ma perché non vi dissociate? Poi lo fate, organizzate delle manifestazioni e dicono che siete pochi, perché ho letto anche questo. Sì, io ho letto questo. Io non lo so, non ero a Roma, non ho seguito la manifestazione, però insomma ho visto dei video e non mi sembrava che foste così pochi, sinceramente. Poi pochi non si capisce in base a cosa, pochi. Cioè rispetto... Guarda, una delle cose che ho scritto ultimamente su Facebook è stato quando era nato il genocidio dei musulmani in Birmania e da parte di alcuni buddisti, io non ho mai né portato odio né chiesto di dissociarsi a nessun buddista, ma ho sempre pensato che si trattasse di una minoranza che uccideva i musulmani e che non si meritava nemmeno realmente di essere definiti buddisti. Quando succede quando mi dicono dissociati, io più di dire non è il mio nome di scendere e manifestare, che cos'altro devo fare? Cioè ci dobbiamo dissociare tutti da un sistema che ci sta trasformando in delle marionette, che ci sta mettendo uno contro gli altri, e prima di chiedere ai musulmani di dissociarsi dobbiamo chiederci ok, i musulmani scendono e si dissociano da tutto questo, ma chi è che li ha creati? Chi è che li mantiene ancora in vita? Perché non chiediamo a chi fornisce le armi di smettere? Lo stop dei finanziamenti armi, così ci possiamo dissociare dall'ISIS, se no noi musulmani non abbiamo in mano niente, perché ripeto, l'ISIS uccide anche noi musulmani. Prima di venire a Parigi e uccidere i parigini, uccide prima musulmani. Beh sì, la maggior parte delle vittime sono nei paesi del Medio Oriente, a cominciare dall'Iraq, dalla Siria, dove l'ISIS è da anni che sta facendo delle vere e proprie stragi e le persone sono principalmente musulmane in quei paesi. Guarda, io ho visto un video che è molto toccante, però allo stesso tempo terrificante, dove c'erano questi uomini dell'ISIS, militanti dell'ISIS, in piedi che volevano uccidere una donna musulmana velata, e che dicono adesso noi ti uccidiamo in nome di Dio, chiedi perdono a Dio prima di ucciderti. E c'era questa donna che non poteva fare niente, cioè mancano pochi secondi e ormai l'avrebbero fucilata, e qualche istante prima della morte questo uomo mi fa io in nome di Dio ti uccido, e lui mi fa tu non mi stai uccidendo in nome di Dio, tu mi stai uccidendo in nome dei soldi. Quindi vedi questa immagine, un uomo che finge di essere musulmano e che finge di uccidere in nome di Dio, e che la sua vittima è una donna musulmana velata, che porta il velo, quindi chiaramente si vede che è musulmana, che qualche istante muore e cade a terra. Sì.
Sì, infatti questa poi che viene chiamata guerra di civiltà o guerra di religione in realtà è voluta da altri poteri e non c'entra assolutamente con le guerre di religione ed è anche diciamo spinta da, come dicevi tu all'inizio, dai media internazionali, dalla stampa, e infatti mi viene in mente quel famoso titolo ormai purtroppo diventato famoso del quotidiano Libero, uscito il giorno dopo gli attentati. Questo titolo veramente atroce: bastardi islamici. Poi lì si sono anche giustificati, hanno detto ma noi volevamo dire che questi sono bastardi e però sono anche islamici, non volevamo dire che tutti gli islamici sono bastardi. Però insomma mi sembra una spiegazione un po' un'arrampicata sugli specchi. A proposito di questo, tu insieme ad altre ragazze siete state ospiti di una trasmissione, Piazza Pulita, dove era presente un giornalista, direttore del TG4, Mario Giordano, che sosteneva invece questo titolo di Libero. Magari se ci puoi raccontare un po' questa esperienza, perché forse non tutti hanno visto quella trasmissione, quel video. Sì, diciamo, per fortuna mi sono ritrovata a Mario Giordano e ad altre ragazze davanti che, più che voler dialogare, voleva attaccarsi. Infatti tre quarti della discussione si trattava di urla da parte sua, e quindi non abbiamo avuto modo di potersi difendere, di poterci esprimere. Lui ha rifiutato di dissociarsi, diciamo, da questo titolo, dicendo appunto che io credo che la maggioranza di voi musulmani non sia così, ma bisogna ritenere che loro erano islamici. Però lui ha detto una frase che mi ha colpito: bisogna chiamare le cose con il proprio nome. Ecco, noi al posto di bastardi islamici dobbiamo parlare di bastardi terroristi, non dobbiamo parlare di Stato islamico, ma dobbiamo parlare di Stato criminale, dobbiamo usare i giusti termini per non disinformare le persone, per non far credere alle persone che il nemico è l'Islam quando non lo è. Quindi quel titolo, oltre che disinformare le persone, è molto offensivo e manca di rispetto a tutte le vittime di fede musulmana che sono morte per mano dell'ISIS. Sì, infatti poi tra l'altro leggevo anche che quel numero di Libero uscito quel giorno è andato a ruba, cioè moltissime persone l'hanno comprato attirate da questo titolo, perché purtroppo è così. Questi poteri soffiano sull'odio e cercano di aumentarlo sempre di più, di aumentare sempre di più la tensione. C'è da dire che l'Islam fa audience, inevitabilmente fa audience e fa comprare più giornali, quindi hanno giocato su questo, hanno giocato su un titolo che attiri l'attenzione, che provochi la reazione da parte dei musulmani, che se ne parli molto. Però continuo a dire, è un titolo che disinforma. Chi legge il titolo immediatamente pensa a bastardi islamici. Ah, ok, sono islamici che hanno ucciso gli uomini che hanno provocato l'attentato a Parigi. Ok, quindi islamici che ci possono attaccare. Quindi nasce un senso di paura da parte della gente comune verso gli islamici. Ecco, invece io vorrei che tu, adesso noi abbiamo poco tempo, quindi ovviamente non si può spiegare una religione e le basi, i valori di una religione in pochi minuti, però ci proviamo a dire quali sono diciamo gli insegnamenti più importanti dell'Islam. Allora, innanzitutto il Corano prescrive che non c'è costrizione nella fede, quindi nessun uomo ha diritto a costringere un altro a convertirsi. Inoltre c'è chiaramente scritto che ognuno ha la propria religione, ognuno ha il proprio credo e bisogna rispettare questo. Inoltre c'è un verso del Corano che praticamente prescrive che chiunque uccida un solo uomo è come se avesse ucciso l'intera umanità, e chi ne salva solamente uno è come se avesse salvato l'intera umanità. Quindi sono tutti versi del Corano che testimoniano i precetti islamici di questa religione.
sì, quindi già poi, solo questo è assolutamente in contrasto con... Inoltre, tralasciando anche il Corano, che magari non sono una teologa, se non posso dare una, diciamo, una spiegazione precisa, però molti detti del profeta testimoniano il rispetto che lui aveva durante la sua vita verso gli ebrei, verso i cristiani, che non aveva mai mancato di rispetto né verso ebrei né verso i cristiani, verso un uomo di qualsiasi fede. Quindi chi, i mercenari dell'ISIS non hanno letto né un verso del Corano né hanno mai seguito uno degli insegnamenti del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Sì, ecco, questo è una, un messaggio importante da dare. E, niente, io direi che possiamo chiudere qui. Se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, un messaggio che vuoi lanciare. Voglio informare le persone a informarsi ancora di più sulla nostra religione, di cercare di non aver paura ma cercare di dialogare con noi, ogni tanto di spegnere la TV e ascoltare cosa abbiamo da dire, ma basta anche solamente incontrare una donna musulmana e magari fermarla e fare le domande di cui avete bisogno, di non aver paura delle moschee ma di entrare e vedere il clima che c'è, che non è assolutamente un clima di terrore e di paura. Dialogare con noi, chiudere, abbattere le mura dell'intolleranza, dell'ignoranza, la disinformazione e aprire nuove porte verso il dialogo. Sì, anche perché tra l'altro poi si parla sempre di musulmani come se fosse così lontani dalla nostra cultura, dalla civiltà occidentale. In realtà tu, ad esempio, sei italiana, sei nata in Italia, credo tu sia nata in Italia o comunque insomma genitori egiziani, sembra, sì. Però nata a Roma e insomma si sente anche da come ti esprimi che... Dall'accento romano. Dall'accento romano ma anche dalla proprietà di linguaggio, quindi direi che non ha senso ormai fare tutte queste divisioni. Perché sono solo strumentali e vengono, diciamo, come dicevamo prima, i poteri giocano su questo. Questo i nostri ascoltatori comunque lo sanno bene. Per dire un'ultima cosa, se ho tempo. Sì. Che bisogna smettere di parlare di noi, di voi. Molte persone mi rivolgono dicendo: ma voi come vivete questa situazione? Ma voi, perché noi? Ecco, il noi, il voi non ci deve più essere, dobbiamo essere un noi tutti uniti, il nemico è uno solo, che non sono i musulmani ma che è l'ISIS, che è il potere, quindi dobbiamo abbattere queste divisioni, perché come la sto vivendo io la situazione, la stiamo vivendo tutti. Sì, infatti, dobbiamo essere più uniti. Tu hai scritto infatti che siamo vittime degli stessi poteri, che sono poi gli stessi che finanziano l'ISIS. Esattamente. Bene Sara, io ti ringrazio. Grazie mille. Speriamo di diffondere sempre di più questi messaggi. Grazie per la possibilità. Ciao Sara, buona serata. Ciao. Ma non ci ho dato tanti piatti, e dai c'è un po' che è malo. Una pagodia, no? Perché avevano messo un video su Renzi nel nostro gruppo Facebook, volevo mandarlo subito, non mi sa che è un doppiaggio di quelli farlocchi un po' satirici. Amici, è 1:29 e non abbiamo tempo di ascoltare una scheda del maestro sul potere, che però ce la teniamo stretta.
per le prossime puntate. Salutiamo con un abbraccio il maestro di dietrologia, salutiamo Paolo Franceschetti che con la scusa che gli è caduta la connessione se n'è andato, e scherzo, è caduta sembra, Stefania dall'intervista, gli ospiti che sono intervenuti, bordernights@webradionetwork.eu per l'email che è aperta tutta la settimana, il nostro gruppo Facebook Border Nights, il blog bordernights.it. a tutti voi come sempre buonanotte, soprattutto buona vita, ciao.